quello, oh, quello, oh. Ma io vorrei sapere, questo PC, buonasera, scusate, questo PC è stato ora avviato, si sente? È vero, questo PC è stato avviato alle 21:12, per quale stracazzo di motivo in 22 minuti sminchiano le impostazioni, cosa ha OBS il problema? Buonasera, oh! Hello, buonasera, dicevamo. Ciao Omar, buonasera. Ciao Cri, buonasera Chris, a tutti. Il PC avviato, io voglio fare il fiscale, avviato alle 21:12, alle 21:35, alle 21:32 decide in 20 minuti di andare in postazione, per cazzi suoi, così. È andato... Dove è andato? Sì, è andato a fare la cena a Natale, per la vigilia. Cioè, ce n'è già stata abbastanza oggi di gente che mi ha fatto tirare dei cristi, e io vorrei evitare di tirare anche in diretta. A me ha già abbastanza PC che mi hanno fatto tirare, quindi... Minidon, sì, buonasera! Buonasera! Buonasera, buonasera! That's my son! Hello! Allora, sono anch'io, buonasera! Videodom è quel grande uomo che... non a caso il nick è Videodom, perché è Dio Padre... Potrebbe essere io. Spero che si sia una buona concorrenza. Accidenti. Ma potrebbe per due, in effetti sì. Ma per noi la portata per due è un po' problematica. In effetti sì. Più che altro per le dimensioni del mio deretano. Oh no, vedo che ci farà. È l'uomo che fa i video più belli del pianeta. Punto. L'uomo sì. Non si discute esattamente. No, che sigla. Sigla lo fa un così. Uomo sigla era citazione, esatto. A Le Follie dell'Imperatore. Uomo sigla è già giusto. Pensate che cosa vado a mettere questo. Oh mio Dio, si asseggia bene perché così evito di prendere quel coso orribile. Ah, stasera ti tocca. T'ho potenziato parecchio l'ultima volta, dai. Ti mancava, ok, ma se fa... devi andare l'anello per alleggerirsi e il ruzzolare, come diciamo. Yes. Ma tanto devi andare da cosa? Devi andare da... Orsanis Mod. Tu vedi quanto ci arrivi. No, devi andare dai Demone Capra. Demone Capra? Ma io sono cignale, perché devo andare da... Demone Capra, sì. Grazie, grazie Dom. Risalutiamo. Oh, saluta anche te Claudio. Risalutiamo assolutamente. Assolutamente sì, saluta la mitica Avia Pervia. Ma dove metto l'accento? Avia Pervia o per via? Perché... Per via molto più via per, scherzo, a via per sia, via non credo. A via per via non è brutto, non sarà a via per via probabilmente. Scusa, ma il mio italiano è abbastanza limitato, specialmente in questi tempi. Dormo poco, lavoro troppo, insomma, vabbè, non ve lo sto sotto feste, va benissimo. Esatto, sotto feste, praticamente sì. Non è neanche acceso Steam, tra parentesi, tutto ciò. Fammela salutare, dai. Allora, fammi lanciare questo bellissimo game. Perché? Di Hiroshi su che siamo scomparsi? No, siamo scomparsi. A loro non siamo scomparsi. Noi siamo scomparsi. Perché dobbiamo. Switch. Abbiamo Switch. Buonasera. Buonasera. Allora. Come è riuscito a incastrarsi sto non modo? So. Perché l'ha incastrato? Ma io! Sad moment. Devo farlo. What? Arriva anche Wonderboy a vederti. Buonasera! Wonderboy, ciao! Devo farlo davvero? Ti dico treni, tu treni. Allora, io boomer, lui gioco moderno. Il moderno, 2007. Più moderno di me, l'edizione. Vabbè! Va bene, dunque, aspetta, continua, no? Continua, andava bene con bello cignale. No, perché c'era... Bello cignale. Bello dammi, cignale. Un po'... L'epopea di bello cignale continua anche per la vigilia di Natale. Rima, bella questa, mi sono piaciuta. Ecco, a via per via, no? A via per via ci sta, però. No, ma è triste, ma è a via per via, molto triste. Scusa, Claudia, guarda che bellezza di soggetto, tanta roba, è bello segnale vero. È anche bello segnale vero. Tanta roba. È stato un grande piacere anche per me, ragazzi. Spero di ripeterlo il prima possibile. Assolutamente. Cosa gli stream? Mi dispiaceva di esserci anche io, però. Guarda, non sapevo neanche ci fosse mai. No, è stato il weekend del mio compleanno. Esatto.
Vabbè, allora, niente, allora, qui mi è venuto in mente ora che forse a te... Oddio, ma questa è... È il... È forte, ma è lentissimo. Il PG è quello. Il PG è quello che tu... No, ma l'arma era così. L'arma che è lenta, come un legno, però mina da far tipo... Wait, dov'è che si mappava qui? Non si mappi nulla. Ah, no, d'accordo. Devi mappare lì, devi mappare. Tanto c'è la mappa vivente, non fuori. Oh, che ho visto? One shot, ti preoccupare. Ti ho detto che ho paura a Paco. È simpatico. Ma Come che scatta? Che sta scattando la telecamera? Sembra due shot. Non lo so. Era il mouse che rompeva le scatole. Piripi. Si è disconnesso qualcosa. No, fermo. Allora, c'è un problema. No, rollare non lo farei tipo mai. Ma siamo tolto da qua. Farà targhettare, però sono felice, guarda. Posto. Perfetto. Anche perché se non lo faccio, evidentemente. Allora, aspetta, la mia domanda però era. Cosa? Vuoi ancora il... Cioè questo setup, ok, per ora ti va bene, che il massimo danno che puoi fare. Si può comprare il logo Caterpillar, perché mi piace tanto, non so. Vuoi caterpillarizzare? Scrabà! Che si può fare? Comunque c'è qualcosa che disconnette e ci sta laggando l'esistenza. Non so se solo a noi o anche a loro. No, purtroppo la motherboard di questo PC ha un problema fisico, nel senso che c'è una USB che cazzeggia brutalmente. Ho cercato di ripararla con mezzi di fortuna. E lo dovrei cambiare sto PC, ma evidentemente tempi di... Ah, la motherboard dovresti trovare abbastanza bene. Capitoci, se metto le mani alla motherboard, secondo te non rifaccio tesi d'arte. Dettagli. Quindi dopo, vorrai... Ma dovrei salire? No. Scendere. Quindi dopo... Ah, no, scendere di là. Ah, ok. Quindi dopo vorrai triturare cose. Te immagino. Letteralmente che le spiacci tipo burro sui toast. Potrebbe essere una cosa simpatica. Si va per la Zweihänder da qui in avanti. La paura è che... Oh, chi è? Chi ha questo coso brutto? Cagnolo. Si è suicidato nel fuoco. Si sono suicidati nel fuoco. Fantastico. Che te devo dire? Meglio. Ti hanno fatto tanto grazia. Ho imparato a targhettare. Siamo un passo avanti. Boomer sì, ma mi ha così tanto il legno, no? Wood Boomer no. Steve Boomer. No, Steve Boomer. Steve Boomer Run. Questo è per i pochi eletti. Ancora. Non so cosa c'è. Ma di là deve andare. Non so. Potrebbe essere la pila del mouse. A me sta cominciando a rompere scatole il mouse. Ancora? Non lo so. Potrebbe essere... Oh, chi è? Tento... Aspetta, sta cortina, eh? No. 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 Premi il cerchio. X. Two is magic one? Mm-hmm. Ok. Poi va anche attacco pesante. Ma ha un pochino più di range. Prova. Oh, un rovescio della Williams, praticamente. Esattamente. Dunque, no, da lì ci sono venuto, ergo devo andare di qua. Yes. Qui? No, di là. Sento, ci sono un paio di persone. Però... No, ora. Anzi, sì. sì, no. Si è fatto poi... No, da un altro livello ho conosciuto IRL lì a Milano, Siamo matti. Sì, siamo matti. Hai ragione, siamo matti, perché specialmente dopo c'era il volume passato, ma ho detto volevo streamare e eccomi qua, streamiamo. È il nostro... è un modo per rilassarsi alla fine, dai. Sì, io sì, mi sì. Potuto rilassarsi, veramente. perché è lui che mi trolla facendomi giocare giochi che non appartengono alla mia stirpe, ma vabbè. E questi che vogliono? No, ti ha fatto il 4-8. Oh,
C'è più di questa gente qui, non è che... Ok. Qualcuno mi ha avvelenato? Ti stanno per... no, dissanguare. Perché te lo giusto? Oddio! Tankatissimo. Boh. Sì, ma mi hanno devastato la nazione. Sentite la palata. No, ancora no. Oggi ho lavorato tutto il giorno. Come ho staccato, arrivo a casa, cena, eccomi qua. Quindi ma la sento. No, hai cambiato l'arma. Ti sei tolto l'arma. Perché? Perfetto. Ma qui c'è un casino di gente. Ma me la ricordo, l'ho sentita lì in diretta, è stato... Bravo. Sì, no, lui. No, no, quello è accaduto. Quello si è casciato. Sì, ma è dov'è? Di predare. Okay. Di predare. Bello, grandi anime, me lo immaginavo, non devono essere a caso. Aia, no, siamo ancora un po' in anticipo, però sì, dopo mezzanotte si farà gli auguri ufficiali a tutti. Assolutamente sì. Cane! Un po' per uno. Ma devo lavorare sulle tempistiche. Sì, va bene, quello piano piano. Dritto! Sì, io lo immaginavo, quando vedo la nebbia... Madonna, quanto l'ho vista venendo su a Milano, no? chi è? Ah! Chi è? Il Tomino. Bussano! Oh! Se guarda sotto lo guardi non tutti parerai mai. Ah, ma così al volo, cioè lui... Yes! Andiamo. E buona tarda! Non posso che se mi è arrivato... Devo dire che sono dolce! Buon appetito! Anche auguri! Again! What? sì, siamo lì. Eccolo lì. Siamo qua. Allora. Siamo tutti qua. Che abbiamo? Il frecciarolo. Guarda, mi assento per tipo 3 secondi. E intanto torna laggiù. Posso stare qui, grazie. Ok, capito. Non tanto, per dire la verità. Mi ha dato un'arma esagerata. Adesso esageriamo. Lascia esagerare. Io non l'avrei voluto fare, devo essere sincero. Però, vabbè. Ho detto, ma cosa avrà mai di strano questo gioco per essere così bistrattato? Ha indemoniato da chiunque. Ora lo capisco, in effetti. Però, con un minimo di... Non proprio un minimo. Guarda dove sono. Oh! Oh! E tutte le porte sulle scale. Muro. Venga a loro. Quanto ha perso già altre fiaschette Essus? Questo che fa? No, scusa. Mi faceva salvare. Era bellissimo. No, volevo fare. Non c'è il photo mod. No, però si può salvare da. Ah, fa lo scherzo. E volevo fare lo screenshot, era bellissimo. You cannot. Potrebbe tappare, ma sì, ma qua mi hanno... Infatti, che è successo? Dunque, allora, innanzitutto...
ho trovato un'ascia. Più no, su. È questo. No, quella di Gargoyle. L'ascia da battaglia. Battaglia. Com'è questa? Dammi un quadrato. Meno danno base, però scala meglio. E pesa un pochino meno. Quindi si muove un pelino più veloce, si attacca un po' più velocemente. Perché sennò anche un po' diverso. Vedi come ti guardano. Prova. Provo. T'accetti proprio bene. Lascia, accetta, l'accetta? Allora. Molto meno danno. Però attacchi veloce. 4 attacchi per buttare giù per uno. Qualcosa di dolce, non so perché. Chiacchi, ma ancora? Aia! Paralizzato così? Che non sta fanno? Scusa, ma... Non arrivo vi... Oh, chi si piange? Chi si piange? Pantaloni. Proviamo pantaloni? Non ha senso. Mi sa che non ha assolutamente senso. Ok. Grande Claudio. Claudio il Domo, ci siamo divertiti un casino l'altra settimana. Ma che l'avevi fatto? Siamo andati su a Milano, andati al concerto di Natale che è Nobisbo. Dove ho incontrato per caso anche Marco di Fambè. Kai, però Kai e mi devasta, a me funziona. E che pari colpisci. E non si può? Sì, devi prendere bene il tempo però. Porti in alto la mano, segui il tuo cagnaccio. Qualcosa del genere. Ma è morto. Pure sì. Tanto no, pure finiamo la darebbe, sì. Non ce l'ho più. Non so perché ce l'ho più. Oh! Per quello però te lo dicevo. Non sa che la meglio. Oh! Ma dove? Scusa, non eri morto lì. No. Pure no. Se ti posso dare un consiglio, cerca di fare le... bello. Cerca di fare le stringhe di attacchi perché... quando hai la stamina per farlo, ovviamente. Perché prendere perdita di vita. Sono... Prendi un altro po' di level up. Un pochino, dai, su, bravo. Perché sono magari... Devo un po' vanno trattenuti. Va bene dire minchiate, ma se un pochino facciamo rivedere un po' di gioco, se no di che sa... Io ho bisogno di far partire roba che mi è più consona. E forse è meglio ritornare alla Gargoyle. Aiuto! Attenzione alla differenza di skills che adesso vedremo. Vabbè. Messo in difficoltà anche a me perché vedi si attacca davanti di altre po' le bombe, cioè in un unico punto la rilascia da battaglia. Ma già te poi ti rifai backstab. Questo guerriero buono se ne conta rimanere con un pochino più di fiasche? Eh sì, perché sennò... Poi c'è dei punti veramente stronzi. L'idea è quella. Ho capito, ma cioè... Chilometri di vuoto assoluto e poi in un unico punto 18 cani, 44 armigeri. Ok? E come già... Mi ricordo tanto, vedi? Ma sono cascato. Mi ricordo tanto, giocare a Outrun che fai... 6 km di rettilineo, poi arrivi in curva ci sono 18 camion e 4 spider. Se ovviamente in ai miei cani, giustamente. Questi più che palo ce ne sono. Minchia, a NTS Cilia, dall'altro che palo, guarda.
Questi sono i cugini di quelli di Biohazard. Si sono trovati un po'. Ciao Polymar, buonasera! Si sono trovati un po' tutti insieme. Noi anche per Vigilia siamo qua. E vedete, poi c'è anche quello delle frecce, attenzione, ecco. Ah, il pugnalino. La partita di sangue cos'è che me l'ha causata prima? I ladri, c'hanno i coltelli che fanno Bloodloss. Ah. Ehi papà, guarda, un pollo! Assolutamente, ma quello sono io, finché manovra lui è tutto regolare. Oh, abbiamo anche pezzo, buonasera! Buonasera! Buonasera, sciautino velocissimo a pezzo, grazie signori. Ma sai che poi ci sono mod? Mi tocca farlo a me. Lo faccio io. Dovrei vedere che sono mod. Almeno no, stasera. Stasera siamo abbastanza solinghi, pezzo, quindi... Oh! Poi c'ha delle fauci spettacolari, cioè si esageratamente esagera. Oh vai. Anche stasera penso. Boia! Lui lavora alle ferrovie. Se la gente non piace una. Effettivamente te ragione. Beh, tre pozzi. Direi che sono abbastanza. Tu dici? No. Vabbè, fai lo shout a pezzo. Su quelli fallo. Punto esclamativo SO, pezzo. No, non lo devi scrivere, devi fare pezzo. Ah, Il suo primo shout. Allora, il telefono è scomodissimo, mamma. Ecco, così attraverso il telefono sì. Dunque adesso devo andare a farmi caprizzare dal caprone. Yes. Che bello. Figurati. Vuoi vedere come il caprone brutalizza un cinghiale? Stai per vedere. Qui tu va. C'è chi là. Dove è la difesa? Guardalo. Tutto lo guardi! È un tuffo a mesciare! No, non sto mesciando, vorrei semplicemente spostarmi. Stavo provando un cinchio. Non puoi spostarti. Non in quel modo. Hai visto? Te l'avevo detto! Gimp. Such a sad. Preferisco ultra. Detto fra me e te, preferisco ultra. Ciao Alex, buonasera. Principalmente buonasera. Questo stream è più una scusa per farvi gli auguri di Natale in diretta, che mi piace di più. Non c'è niente da fare, io e questo gioco siamo due pianeti in sistemi solari opposti. Non c'è niente da fare. Io gli avevo detto, però lui è. Vabbè, proviamo. Conk. Tu c'ha piedi d'acciaio Inox, bello cinghiale, non c'è problema. C'ho due pennelli e posso dei piedi. Assolutamente. Aspetta che tocca. Ok. Kai. Sì, questi sono cugini di quelli di Alza. Cerberus. Ciao Claudio, buonasera. Buonasera. Auguri anche a te, ora arriveremo a mezzanotte, brindiamo in maniera virtuale con tutti voi. Quindi rimanete con noi e ci facciamo un brindisi. Oh. Allè. Ma in campo me la dà, maledetto. Infatti ho con quella fare in testa. 3 to 1? L'idea è quella, dai. Cioè, alla fine hai detto... Cioè, io ho avuto una giornata di quella perché sarei dovuto decedere a letto tipo mezz'ora fa. Ho detto, recupero quel po' di energia che ho, non mi benzino perché se mi benzino dormo, e andiamo in stream con la scusa di arrivare a mezzanotte e fare un bel brindisi assieme. Sì, assolutamente. Siamo in game moderno. Io non approverei, però mi sono lasciato coinvolgere in un progetto. Forse all'inizio ho detto vabbè dai proviamo, che sarà mai, sarà veramente così impossibile questo gioco. Sì, per me lo è. Per me lo è. Ma dai.
Dai, le leggende dietro a questo gioco dicono che se sei un videogiocatore e non sei passato da questo gioco devi ancora vedere qualcosa della tua carriera. Poi passi da questo gioco e la tua vita ludica subisce... Lagga. Sì, a parte lagga. Mi imbenzino di una volta mamma, ok, d'accordo, te la concedo. No, guarda, allora... E invece non è così scontato, Claudio. Io ti ringrazio per la fiducia, ma no, giocare gli arcade con uno studio mirato per fare score è una storia. Qua io non so se sono i comandi, non so se la mia, probabilmente la mia totale idiosincrasia mentale verso questa serie. Perché poi alla fine, vedi, mi incastro, non mi incastro neanch'io. Per quello ti sto dicendo, ci si incastra. Se pensi che sia il caso di moddarlo per renderlo più agibile, che... fa pure. Magari, non è così semplice purtroppo. Il paradosso è che prendi un qualsiasi, per quello che mi riguarda, un qualsiasi God of War, che so, Dante's Inferno che ne è cugino, Tomb Raider, moderni, non... Scusa, capisco cosa vuoi dire, ma l'associazione che Kratos è cugino di Dante mi inquieta un attimino. Guarda, mi dispiace soltanto di non avere più la mod per il costume da Dante Fiorentino, perché l'avrei giocato ancora più bello. Ma lo porto Dante's Inferno, lo porto in diretta. Bello Dante Fiorentino. Ce l'avevo. Poi dopo è morto lo store per PS3, non so per quale motivo, ma non ce l'ho più. E non lo posso ripescare. Mm. Anche perché, cioè, allora, Dante's Inferno è quel Dante fiorentino che abbiamo studiato a scuola e che avevamo immaginato in un altro modo. Visto in quella chiave lì, mi ha galvanizzato da morire. Ma di non solo a parte Bloodborne, che lo reputo il miglior lavoro, secondo me gli altri vanno a dire più sì, in linea di massima è quello che ho pensato anch'io, sostanzialmente senza neanche affrontarli, nel senso che li ho visti giocare a lui, tutti, lui è un esperto dei Souls, guardare ora purtroppo deve giocare con questa specie di artifizio che ho concepito io, la mia mente contorta, che probabilmente lui gioca molto più di Dexter. Esatto, però ci sta dito, eh. Sì, oddio, questo per muoversi deve telefonare alla Sito, alla Lazzi, gli dicevo un gancio, un camion, non ce la può fare, però magari... L'ultimo ha fatto slerare, un po' fatica, ecco... Infatti altra gente, anche altri streamer, mi hanno detto, guarda, c'è Bloodborne è molto più malleabile di Dark Souls. Ma andando avanti tutti sono più malleabili, questo è quello più metallico, quello okay, più legnoso. Quello mi è stato voluto far capire è che Bloodborne anche fin dall'inizio, anche quando c'è il PG praticamente nudo, in qualche modo è più user friendly, cioè nel senso che in qualche modo ti porta ad andare avanti, nonostante. Qua le difficoltà sono, per quello che mi riguarda, eccelse, nel senso, cioè, io vedo te che hai delle skills e ti permette di fare certe cose, ora qua, è più arcade, guarda, allora se mi dice più arcade già mi sta più simpatico, da quel punto sì, no, quello bene. È vero, più arcade, non sono d'accordo. Potrei giocare anche nei panni benigni, Johnny Stecchino, no, guarda, allora, ok, il pezzo parla di Dante Sinferno, sì. Nei panni benigni sarebbe stato bellissimo. Però ti giuro che, ecco, poi dopo cambia inquadratura, cioè, come c'ho, fai a... No, c'hai il targeting un pochino più stronzo di che mi ricordassi. Il Rodos poteva passare a dritto e doggiare il primo colpo. È successo già due volte, è successo la stessa cosa a me, cioè ti inchioda la parte, tutto ti gassa la telecamera, è già lì. No, beh, quello perché mi incastro io per rintranare le cose nel muro. Però ricordo, la prima volta ho giocato Dante's Inferno su PS3, e ho ripensato alle lezioni di Epi che facevo a scuola. Cioè, ho detto, ma perché? Cioè, i ragazzi dovrebbero studiarlo così oggi, in effetti... Stai scherzando? Ora, cioè, in tutto il 2020 c'è stato la DAD, io fossi stato un insegnante, avrei fatto, per insegnare a Lina Combatti, avrei fatto giocare la gente per la Fantasy Fair. Non si può impararla meglio. Preferisci...
Sekiro, allora, Sekiro però si, vado, infatti, Sekiro si discosta un po' tanto dai Souls like, diciamo, classici. E poi Dark Souls ha creato un genere, sì, perché sì. Adesso i giochi li chiamano Souls like, quindi si fanno riferimento a questo. Mm-hmm. In maniera inderogabile. Il cane che si autofotte è bellissimo. Guardate invece che corre sul pozzo, sul posto. Che con diventato Liu Hang. Liu Hang? Penso anche Liu Hang, ma Min Benzino, ora spoglio tipo il meme di Min Benzino. Boscerino. Dobbiamo ammazzare prima della fine della serata. Da quando la macina che scatafascia in Oroni. E te l'ha tutta attaccata dietro, Simpa. Poi il problema quando non puoi correre, sto pensando, ma i Souls alla fine sono, non so, Metroidvania in salsa 3D o sbaglio? Non lo so. Oddio, sai che non l'avevo mai vista sotto quel pensiero, però è giusto effettivamente. Ora, Metroidvania, Metroidvania secondo me è più classificato come devo andare avanti nella mappa, c'è una cosa che mi blocca il passaggio, ho bisogno di battere un boss da andare a una parte per sbloccare un potenziamento e poi andarci. O comunque tra le item, cose del genere. Qui è un pochino più aperta, diciamo, l'esplorazione e tutto, soprattutto qui nel primo. Però sì, diciamo che ci sono molte similarità, stavo per dire, non so perché il mio italiano è andato a quel paese stasera. Mi sono corretto in tempo. Non vuoi l'effetto vicino. L'effetto vicino. Ops. Ci fa arrivare con quattro caschette e una barra decente, che no, dice un cane. Sapete cosa sto pensando? Che c'è una cosa da portare assolutamente. Lo già. Allora. Fermati un istante. No, il problema è grosso sono quei due cagnacci maledetti. Perché l'aiutano. Lo vedo. E non lo mordono. No. Sono certo. No, si fa. È Dark Souls. Non mi sto accusando, infatti, non sto dicendo nulla. Forse c'è. Infatti dove. Ecco, qualcosa di succedere. Magari però così si piglia danno. Bello il nudo, il cignale il nudo! Fantastico! Sei il fattore, sì, esattamente. Il problema era esattamente quello. Diciamo c'è stata una disputa su come doveva essere sto PG e il babbo giustamente mi ha detto fai la cosa più grossa che riesci a fare e l'ho fatta. Il problema è che più che altro perché implica che non ci si muove mai. Io ho sempre giocato personaggi con una massa, come dire, grazie. Importante. Oh, guarda, oh. C'è. Grazie per la messa, Vales. Thank you very much. Col buon Natale incorporato in meme. Buon Natale e in meme con la mia faccia. Buon Natale, Alex. Ora poi lo diciamo a tutti, perché tanto ci siamo messi lì apposta per raggiungere la media a mezzanotte. Con l'elmo da 200 quintali, nudo è simpaticissimo. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. I know. adoro questa cosa. Chi è? Ora però subisci molto più danni. Sono senza armatura, ovvio. Però sei duttile nei movimenti. Ho dei movimenti! Dio che culo! No, sì, che culo che ti hanno fatto, perché sei ignudo. Sei ignudo? Bene, 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 bene. Grazie. Just one. Dopo una negozionata. Io sono sincero, gestisco molto meglio lo spacing con le dex, non ci vedo comunque con quelle sì, in effetti sì,
ho paura che dovremmo. Ma no, però ormai è diventato bello segnale. No, no, bello segnale si fa bello segnale. Ho perso una frase di ciò. Giustamente Alex ha messo poi c'è, vedi che attaccano in maniera bello. Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo. è un epitaffio per la mossa. Vediamo un po' se si ripete. Non già dice anche questo. Ma tanto, un corpo sì, un corpo no. Che bisogna doggiare. Eh sì, perché allora. Porca di quella. Questi due. Maledetti! Non si può. Bisogna poter salire le scale. No, peggio che mai. Peggio che meglio. Davvero? Perché magari i nani salgono su. Sì! Yes! Tantissimo! Ho visto ho letto scritto Ender Ring. Vedo l'ora. Che figura di merda! Completamente. Alex lo sa che non per due. Vale, ecco, ma c'è anche l'arma un pochino più quick. Da lui. Tonk. Tonk. Ma sono tre. No, mi ero abituato a non essere staggerato da nulla. Vedi qual è il problema. Mi sa che per giocare bene questo gioco ci vuole davvero la dexterity. No, puoi fare anche la strength, però. Elden Ring dovrebbe essere figlio di. È un altro Souls-like, ho capito. È il continuo spirituale della serie. Ah, quindi è proprio From Software, quindi fa parte della saga? Penso di sì. Il fatto che mi sono triggerato fortissimo aver letto quel nome. Sì. Tipo, yes. Ok, vabbè, è normale. Però se avesse comandi un po' più user-friendly, why not? I cani si suicidano nel fuoco, no? Allora, quello ti assicuro. Già dal 2 si nota tanto la differenza di fluidità. Vedi? Tipo, se tu mi targettassi quel cagnaccio maledetto, allora la maggior parte dei boomer che conosco e che non gliel'hanno data su dopo. Penso neanche essere arrivati a questo punto. No, questo è veramente di legno. Questo siamo d'accordo. Non farò eccezione. Ma perché ho bisogno di giocare qualcosa che di più divertente? Non so, no, ma guarda, non è che dice lo doggio perché no, non sono all'altezza, lo riconosco senza problemi. Oh, ragazzi, il tempo passa, le cose cambiano, i giochi anche, è un Souls of the World di From. Allora, esatto. Can't wait. Sai tu che la stimare anche quello, eh? Siamo il primo! Sì, vabbè, no, la saga di questo te la lascio a te, te la scrivi per conto tuo, ciao. Io non ne voglio sapere più. È stato bello come esperimento, niente male, ma resta tale. Per quello che mi riguarda. Io sono un giocatore arcade, io vengo dagli anni 80, ragazzi. Vuol dire che prima o poi tu mi farei giocare a me Wonder Boy. Non lo so. Cosa? Io credo che tu sei in grado tranquillamente di giocare a un arcade anni 80 con un minimo di training. Io giocare questo, anche con tanto training. Ma già aspetta più una sola Zelda. Sì, Breath of the Wild 2. Breath of the Wild 2. Poi sono. Ma se tu vai su, non era proprio esattamente quello. Qui puoi seccare i cani. O quindi allora avevo ragione a livello strategico. Perché poi lui viene su, ma è lento. E il te ti può lanciare. Oh, e vedi, ti lanci e gli fai il cu. Poi torni su. Non torni su. No.
ma fa 280 la più, più veloce dei Pomodoro Pizza. La telecamera. Vai a cagare, vai. No, ma che? Ma come? Sentivo tantissimo. Ciao, John Wayne, scusa. Buonasera. Buone feste anche a te, buone feste anche a te. Ero un po' triggeratissimi da questo mostro che fatto con questo bestioide abbiamo creato. Perfette, le un po' larghe, però grazie comunque. Ma comunque non finisco di dirlo, è lui l'esperto dei Souls, con le build Dexter. Che c'è? Con le build Dexter ha sempre fatto degli ottimi numeri e le ha fatte tutte e tre. Sono abituato alle Dex build, non ci posso fare niente. Non è che non mi piacciono le strength, però sono veramente troppo lente per me. Che poi in effetti mi potrei anche, come dire, contraddire se vi dicessi Exur Samar senza scudo a due mani, dai. Vabbè, quello era solo per un po' di damage output. Dunque, Exur è, come tutti voi sapete, è un giocatore di shooter arcade che non si discute. Giochi tutti i Souls e questo per me rimane il re. Tutti gli altri carini, ma niente che vedere, niente fare. No, guarda, allora, senza essere... Io ho un'altra opinione ancora meno popolare e ancora più che la gente mi guarda e dice ma che cazzo, perché a me piace un sacco il 2 e lo reputo uno dei migliori. E ogni volta lo dico, what the fuck? Nella trilogia, allora, ma universalmente nella trilogia come sono riconosciuti in scaletta? 3-1-2, se ho capito bene. Se prendi solo loro, sì. Generalmente sì, 3 no, Dark Souls, no, lascia stare Dark Souls. 3-1-2. Il 2 è quello che secondo tanti ha peggiorato, per modo di dire, la serie. A me piaceva un sacco per delle meccaniche specifiche che aveva, però sono giusti. Oh, no, un livello. Come ti dicevo, io non sapendo, gli operatori sono tutti ben fatti. Per esempio, a me il 2 è quello che è piaciuto. Esatto. Secondo me va molto distinto e gusto. Esatto. Il secondo è quello che ho giocato più di tutti, è 3, 60 ore poi droppato, il secondo è anche lunghissimo. Il secondo è lunghissimo, sono d'accordo, come longevità è... Vabbè, ora, se non si conta DLC, il 2 è più lungo, se no il 3 sarebbe ancora più momento, lungo. Momento, lungo, poi si sta parlando di platinare o si sta no, parlando di... No, anche soltanto di gameplay, anche una run normale, ci mette perché... un sacco a fare una run. Del 2 liscio, ancora più del 3 liscio. Però quello infatti l'hanno fatto bene, che il 3 l'avevano abbreviato poi dopo. Però io... Il 2 è veramente il migliore fra tutti. Purtroppo sembra un discorso troppo... In effetti... Allora, non con me, perché l'esperto dei Souls è lui. Però ho visto qualcosa, seguo un po' i discorsi che fanno tutti i gamer. Se posso dire la mia, mi piaceva un sacco. La scuola dura 100 ore. Sì. Cos'è la scuola? Scholar of the First Sin. Ah, la sarebbe la DLC? No, la versione rifatta dei due. Comunque ragazzi hanno fatto 100 ore perché ti cambia tutto il gameplay. Gran progetto comunque, io non sono buono a questi giochi, però devo dire From Software è un grandissimo progetto perché... E ora Elden Ring... Con tutti i DLC sì, esatto, con tutti i DLC era infinito lo Scholar. Perché? Ah, ma vabbè, ma il boss però lo contro per fatto, o no? Non ho capito. Certo, sì, no, i boss vanno via, no, ora sto farmando questi due simpationi per fare il livello, non spero che stamina? Stamina, strength. O forza, no, mettiamoci un po' di damage, vai. Ok.
Anche perché poi devi fare una build, visto che è diventata una build robusta. A livello attacco nel gameplay, soprattutto per il dual wield, il moveset delle armi, due migliori. Esatto. Ma per emozioni provate sono legato a questo. Cioè, no, quello allora, assolutamente. Io non le, sono le sensazioni che si provano in questo sono introvabili in tutti gli altri, in qualunque altro gioco. Ma perché quasi per un'esperienza. Io no, dire... anche... molti dicono Bloodborne, a parte la Soulsborne series, poi dopo quella è un pochettino... Quelli secondo me sono una donna, nel senso, allora... Io non sono bravo di questa serie, però donna, no, la donna intendo dire in questo senso, la serie principale sarà sempre la stessa, poi tutto ciò che gli somiglia, per quanto bello possa essere, secondo me non fa mai parte della serie stessa. Io sono Tomb Raider, di stati io Tomb Raider, se tu chiedi a qualsiasi videogiocatore, tutti dicono è meglio il 2, e per tante cose posso anche essere d'accordo, perché è stata la migliore di un progetto che era nato all'inizio con Top Guard, con un budget abbastanza risicato, su una macchina che ancora doveva essere scoperta, che era PS1. Poi dopo hanno avuto mezzi, sostegno, supporto, denaro, e quindi hanno tirato fuori il 2. Però io per dire sono delegato più all'1, perché mi ha dato delle emozioni che il 2, poi dopo, me le ha date ma in maniera diversa, quindi capisco il discorso che fate voi su Dark Souls, la stessa cosa, quello che fa John Wayler, per lo più. Però esatto, sì, esatto. Era per dirti che comprendo il tuo incipit su questa serie. Io la cosa. Io però dico che il 2 rimane uno dei miei preferiti. Buonasera Ash. Oh, buonasera Ash. Rimango a dire che il 2 è stato uno dei miei preferiti per sia la diversificazione dall'1, perché l'1 si sentiva che era tanto tanto legnoso, per quanto l'ho giocato, ho fatto innumerevoli PC, innumerevoli... Buona vigilia Dark, giustamente. Buona vigilia Dark, thank you very much, altrettanto. E noi, no, ma mia Dark, che la vigilia, ma in questo caso è Dark per Dark Souls. Dark per noi, esatto. Il secondo, se ricordo bene, l'unico Souls che ha adottato il motion capture per l'animazione dei colpi e il movimento dei PG. E per questo rende anche un po' più meno responsivo dei tre, proprio accurato il movimento. Beh, sì, esatto. Evidentemente però, esatto, però aiutava anche il fatto che è stata la prima volta in cui hanno migliorato il sistema di dodge. Nel senso, era più realistico, però era più responsivo in qualche modo. Questo lo chiedo io a te: quale secondo te dei tre ha dei comandi che più si adatterebbero a essere somatizzati da polpastrelli o Bloodborne? E io sto parlando di Dark Souls. Me lo stanno dicendo tutti, dovrei parlare di Bloodborne. Anche loro. Allora, realisticamente ti dico i tre, ma semplicemente perché è quello più... user-friendly? Più reattivo. Ok, capisco. Però vedi, il paradosso è questo. Stavo dicendo prima Xur, lo sai, no? E Alessandro, quello del nostro gruppo, mm-hmm. che è un giocatore arcade con i controfiocchi, secondo me uno dei migliori d'Italia. I tre sono riusciti anche a finire, sono degli anni 70, quindi abbordabile. No, vabbè, ma... allora, i giochi vanno affrontati... Il 3 ha altre cose per cui sbattare. Per esempio le aree opzionali. Cioè, un paio di zone del 3 erano veramente devastanti. Ecco, bellissime, però vedi, devastanti. Per esempio, a me questa è una cosa... Cioè, io non è che pretendo la linearità per forza, però se le zone sono opzionali, vuol dire che possono essere doggiate. Se le dodge, probabilmente perdi una parte del prodotto. Invece io faccio fare mio modo... sto facendo girare tutto, per esempio. O mi sto facendo girare tutto. Sì, sì, sì. Però vabbè. Io sarei più per fare in modo in maniera che un giocatore poi debba passare un po' dappertutto. Ma succede. Ci siamo fuori dalla stanza del boss. No. Out of time. Porca miseria. Blood boss. Oh! Eroi! Bevi! Che culo! No life! Prendete, ho fatto no life! Un punto! E come diceva appunto Alessandro, che è un giocatore arcade contro fiocchi, è anche uno che si è andato a vedere il suo profilo sulla Play, lui ha platinato tutte le Dark Souls. Anche questo. Questo dimostra, cioè, che quando c'è le skills puoi essere di qualsiasi età. No, va contro il discorso appena fatto, ma per me è così, ma perché sono io. Lui è un'altra cosa. Dei From ne ho finiti due, per Bloodborne, però non sai cosa mi ha trasmesso di lui. No, allora, su quello penso che tu troverai d'accordo chiunque.
Bloodborne. Bloodborne è solo sulla Play, o c'è Dark... anche il PC, credo. Non so, oddio, forse avevano fatto. No, era solo PlayStation. No, forse non mi ricordo se hanno fatto un porto o meno. Oh mio Dio. È stato fatto un porto da PC che sappiate voi, perché io non l'ho visto. Solo okay, fatto. Quindi no, i Dark erano tutti stati portati. Solo sono tutti qua, quelli non mi sento io. Disperazione avanti, invece sì, perché ora invece... ora sta facendo le barzellette. Bella, disperazione avanti. No, allora, assolutamente, il dark gotico in quel modo, con i mostri pseudo-cthuliani e... so, lovecraftiani e... Sì, perché tu lo vedi, no? Esatto. Interessante. Profondità. Siamo già così profondi? No, dici. L'opera è bellissima, per quanto io adori Dark Horror stranamente, però non sono riuscito a apprezzarla appena, chissà perché. No. Bisogna, ragazzi, allora si torna sempre lì, alla fine, skills o no, uno un gioco lo gioca perché deve anche piacere, non devi per forza sempre fare il record, io parlo per me. Io, a me un gioco mi deve catturare in qualche modo, che sia la grafica, sia il sonoro, che sia una scena, un boss, la curiosità di vedere, cioè ci deve essere qualcosa. Io non so per quale motivo, ma questi a me non mi hanno mai... O meglio, ho cominciato a vederli giocare a lui, ho preso in mano, all'epoca fu sulla PlayStation 3, se non mi ricordo male. Sì, per questo sulla Play 3, il primo. E mi rese conto che non era nelle mie mani. Però guardandolo giocare, io ho visto tutti e tre la sua, giocato più da lui. Abbiamo fatto le serate in cui lui giocava e io li facevo da mappa umana. Praticamente l'inverso di che stavo facendo io prima. Esattamente. Il tempo che passa, ragazzi, invece l'hai abituato. Io diventerò sempre più boomer e tu diventerai sempre più pro. Sì, ma infatti alla fine togliendo il livello tecnico gameplay dove bisogna essere oggettivi, tutto il resto è pure solo assolutamente, no, certo, per sì, quello sì. Lo dicevo. Ma infatti per quello che a me piace il 2, anche perché, come dicevo prima, le atmosfere del 2 mi sono piaciute un sacco. Anche l'illogicità di... Che ti dico stasera? L'illogicità. Ha fatto appelloso, sì. Di mettere a... Cosa? Aiuto? Mettiamo il picco terrestre. Sì, mettiamo il picco terrestre. La zona paludosa... Oddio, quella me la ricordo. La zona... non corrisponde. È quella con... Con i ragnoni, che c'era? O ragni, no, ospiti, che c'era? Pusci, ragnoni, cose del genere. Sì. Quella lì, e sopra, cioè, finisci il coso, vai sopra, pallonevi, buonasera, vai sopra, prendi l'ascensore, la e in qualche modo c'è la lava. What the fuck? Sì, è vero. Ma non cazzo, sto zoom. Ciao Paolicchio, buonasera. Buonasera. Allora, la run è una mera scusa stasera per fare un brindisi insieme a voi. Oh, guarda, c'è. Porca paletta. Questo... Che cazzo è successo? Ah, buttato. Sì, ma sei nella mirma. Oh. Ma è venuto anche lui! Perché è venuto qui? Questo è Butcher, il macellaio. Sì. Ah, prendi la telecamera. No, doppio dog. Sono la noia. Sti cosi! Ecco il macellaio, ed è un chilo giorentino. Noi ci saremmo anche abituati, o meglio, io perché te. Fatto il cilo, ci ho preso il nostro domani. Oggi è tutto il tuo a lavorare. Allora, la giornata tipo del mio 24 dicembre, ho cominciato a lavorare alle 8 e ho smesso alle 8:20. Ho cenato e mi sono messo via a PC. Punto. That's my day. A come mai il 34 sera è bellissimo, ci calma. Bello il 34. Grande Paolo, grazie. Immagino un chilo Fiorentina. Lì si va a chiedere. Mi sa che la Fiorentina l'ha fatta con le tue, viste che però questo video. Vediamo un po' se riusciamo a rendere. No, sì, no, ma guarda. Si fa molto bene, molto velocemente. Ok. Una roccia, magari. Paolo, ma te li ricordi i begli stream? Io continuo sempre. Mi mancano gli stream di Tomb Raider 2 fatti, cominciati alle 10 di sera e portati avanti fino alle 4 del mattino durante il lockdown. Che spettacolo. Se una cosa possiamo dire è che noi il lockdown l'abbiamo sentito nella maniera sbagliata. Qualsiasi gamer in questo paese ti dice lockdown, cos'è il lockdown? Non lo sa. Perché non se ne accorge. La vacanza gratuita in cui potevo giocare, perfetto. Stai scherzando. Legalizzata e non... Ma
Qui ci siamo, non c'era Topone. Rilascia il Topone. Non c'è più. Sì, c'è. C'è. Il Topone, chi ti dà il Topone? Topone non lo non so neanche per lui. Io sto a casa, ora tu in ospedale, domani mi tocca. Vabbè, per fortuna non sono tipo da festa, non mi cambi. Vabbè, chi fa un lavoro come il tuo, Wailord, evidentemente, presumibilmente è anche una scelta, io credo. Criminalizzato e non criminalizzato, giustamente. Io dico solo che... Tranquillo, adesso fino al 31 gennaio è tutto chiuso, magari trovi tempo... oddio. In effetti, allora, per adesso, sono sincero, in Toscana per ora le cose... Come diavolo ho fatto a rimanere vivo e pure a punirti? Separato. Stavo dicendo, in Toscana per ora le cose non sono il massimo della libidine, ma ci sono ancora zone abbastanza safe, ok? Ma sto... vedendo a giro Lombardia, Emilia, una buona parte del nord Italia sta cominciando ad essere sicuro. Se fai lavoro per me e una famiglia c'è qualcosa non quadra, cioè non quadra. No, vabbè, no, ora non esagerare, Wailord. Io chi fa lavoro per il tuo ha un cuore grande, secondo me. Laddove aiuti il prossimo e hai le facoltà, cioè non le facoltà, e hai le capacità, non tanto le facoltà, le capacità di farlo. Anche a livello morale e tanta roba. Sì, però fai anche nervosi la gente, no? Scusa, no, questa è una cosa professionale mia di oggi, sfortunatamente di oggi. E vabbè, ma digli che cosa fai. Sì, no, io sono un tecnico informatico all'ospedale qui di Careggi. Quindi oggi mi hanno fatto un attimino inviperire. Non è assolutamente diretta a nessun preciso interessante, ci mancherebbe. Quello che cosa fai, perché se cioè, no, certo. Probabilmente la prima. Prima di tutto, guarda, sicché... Fino al 31 gennaio... 31 gennaio o fino a dicembre? No, fino a dire, Paolo ha scritto, fino adesso, fino al 31 gennaio, voglia. Ora... direi la verità, io faccio iper volentieri il mio lavoro, purtroppo i colleghi hanno figli, non ci sono mai a casa. Ma dunque... quel punto di vista ci mancherebbe, non mi sento neanche di dire nulla. No, non è sistemista, è tecnico proprio. No, sono tecnico... hardware, nel senso che sì. Smonta e rimonta. Esatto. No, sistemista, no. I sistemi si installano, ma non li vuoi, cioè... Sistemista troppo avanzato. Crearlo il sistema ancora no. Esatto. Ma dunque, Joe Wailord, te lo dico con mio figlio accanto. Io, quando lui era piccolo, all'inizio perché avevo il mio lavoro era un po' diverso, ma avevo un bel po' di cose da fare, ma appena potevo cercavo sempre di tornare a casa per stare un po' con lui e giocarci. Quando poi è diventato grande... Il che vuol dire che metteva parappa di rapper, io andavo a letto, mamma, ma quella è parappa di rapper! Cortesia, io sono installato su... Se tu oggi sei un sistemista, anche perché io... Non sono sistemista! Non sono sistemista, scusami, se tu sei un tecnico, perché io ti ho iniziato al mondo del PC. Sì, quello è vero, però... No, vabbè, no, ma il discorso vuole essere riferito a quello che dice lui, perché giustamente, perché poi, ragazzi... Sì, scusate, oggi devo sdrammatizzare, se no... No, vabbè, se no non arrivava stasera. Vedi, guarda, leggi. Esatto. Capisci? Oddio, ho amato quel gioco alla follia, e tuttora ci gioco tuttora... Perché non l'abbiamo portato in stream? Perché c'era la versione per c'era... le PS6? Esatto, per rompere le balle. Ah, buonasera, viene lei da me? Non è che rompe le balle, è che c'è lag su comandi. Lag su comandi a parapadere per non si può permettere. No. Altrimenti diventa ingiocabile. Mi scusi, io sparecchio. Io bello, è il backstab. Ancora. Tutti insomma, una roba del genere. Quando andavo a casa del papà, il figlio non poteva più giocare. Ma esattamente, più o meno era così. Ci siamo sempre alternati abbastanza, sì. Assolutamente. Sì. Le innumerevoli volte. Oh, Calamaro grazie. 300, grazie del follow. Grazie. E benvenuto. E benvenuto, esatto. E buon Natale, perché ormai siamo molto vicini. Parappa de rappa, metti FNF le mode e ci facciamo... Ah, FNF è quello... come si chiama? Ah, coso? Friday Night Funkin', bellissimo! Sì.
Dio mio! Ce l'abbiamo, ovviamente ce l'abbiamo. Bellissimo, stiamo scherzando. Stiamo scherziamo qui. Sì, esatto, è quello che volevo dire. Cioè, io avevo... il tempo che potevo avere lo passavo con lui e che si facesse un videogioco, che si giocasse come si gioca con un bambino, è uguale. Ti dirò la verità, sono arrivato e lui è grande e ogni tanto glielo sto dicendo ancora... Mi sembra a me di non averci passato abbastanza tempo e invece ci sono passato tutto quello che potevo, l'ho passato con lui e con la famiglia. In teoria dovrebbero essere rimpianti che non dovrei avere, però è perché li vedi crescere ed è normale vedendoli crescere. Che gioco? Questo è Dark Souls, Dark Souls 1. 1. La versione remastered per PC. Insomma. Easy Left, Easy Right lo faceva Sigarelli. No, non fai come, oddio, mi faceva Step on the Left. Quando no. Oh, Giovanni, buonasera, Giovanni 79. Buonasera, mi sto guardando in un video. Buon Natale, vedi Babbo Natale ogni tanto fa qualcosa di buono per cui, questo è un buon Natalone. Potresti anche diventare streamer adesso, Giovanni. Purtroppo io non ho avuto mio padre, ma sai, allora si torna sempre lì, dipende quando uno è la fortuna, diciamo, le attitudini che uno ha. Lui ha avuto la fortuna in questo senso di avere un padre gamer che in qualche modo finché potrà giocherà, questo l'ho sempre detto, io finché ho forza di tenere un joypad o un joystick in mano sarò sempre davanti a uno schermo perché è la mia passione da quando ero bambino. Pure mio padre vedevo solo la domenica perché uscivo la mattina presto e diceva che io già ero a dormire, però quando stavamo insieme c'era sempre stato un voglio e felicità. Però certo, da piccolo purtroppo non capisci il lavoro e pensi non ci... dopo lo comprendi perché lo vivi, come sta facendo lui adesso. Non lo dico. È normale. Quando eri piccolo era inutile spiegarsi una cosa del genere. No. Adesso invece sai esattamente. Ecco, ma tu qua non c'era del loot, se non ricordo male. Vedi, Guarda, chi ti ha rinchiuso dentro una botte in mezzo a tutte quelle altre? Ehi, che vuoi? Sì, comincio a fare la domani, mi capisco? A me mi fate vedere. Ora, io. Scusate ragazzi, so che ognuno di voi ha una storia. Io ho raccontato la mia, anzi la nostra, sperando di infondervi felicità. Poi mi immagino che non tutti possano avere storie corrette, perfette. Non possiamo farci niente, però laddove ci possa essere la possibilità. Voi che siete giovani padri, tutti voi, prendete un esempio. Anche perché comunque poi anche quando i figli sono grandi passarci il tempo insieme a una passione ci accomuna è una cosa che non ha prezzo, ve lo posso garantire. E ve lo bacio in diretta. Aia! Bello. Tu pungi! Dai, facciamo un gioco. Tuo figlio deve scegliere un gioco PSX, uno PS2 e uno PS3. I suoi migliori ma solo uno per posso. Ma ce l'è tornato, vuole farti il culo. Perché è tornato? Non l'hai fatto fuori. I miei giochi preferiti PS1, 2 o 3? Ah! No, uno per ogni console. Esatto. Beh, uno tu casca in piedi. Due anche. Forse tre tu casca un po' in torto. Un momento, aspetta. Sta parlando di Parappa per PS1, ok. Sono tornato a quello iniziale. Flash Schmidt, vero? Sacco. Cosa sai? Sì, Vanzetti, che roba è? E che te fai? No. Se sono brutto. No, sei bellissimo. No! Sei meraviglioso. Se fossi brutto. Bello cignale, non si tocca quell'elmo del cavolo, deve portare vita natural durante, non si deve togliere. Ah, benissimo. Ma qui c'è il trappolozzone. Sacco per metterci le patate. Ci facciamo forza, Val. Forza ragazzi, andiamo avanti, la vita è un combattimento continuo. Noi, guarda, cosa facciamo? C'è da combattere? Poi si doggia. Che è successo? Il mermone. Leggi il messaggio. Attento alla meva. Again? Another one? Avvicina un po'. Sono deboli a... non mi ricordo come. Così. Mi sa che non è. E lì che c'è? Ah, è una sola, non lo dico. No? Niente, ripartiamo. Dunque, gioco PSX, uno PS1, uno PS3. Allora, PSX presumo sia Parappa del Re per ovvi motivi. Probabile!
un'altra spiegazione, vero? Lo sai per niente. Allora, PS1 di paraffa PS1 farà potere per sì. delle PS2 PS2 c'è un po' un dubbio. tra aspetta Un tra ratchet e un cob e un la serie Jax. presa la serie Ratchet & Clank l'abbiamo fatto Un Jax. Jackson Dex Jack and Dexter. Pensavo tu rimassi sul musicale con chitarra. Anche chitarra è bello, però volevo un attimo per cambiare il genere, eh sì, in genere. effetti è vero. Allora, Anche se secondo me Guitar Man, essendo ancora meno conosciuto di Parappa, secondo me sarebbe molto più bellino, diciamo, da Guitar lo potrei portare, Ratchet 3 è il gioco perfetto, assolutamente, assolutamente. Anche perché il sì. primo era un pochino più di legno, perché era, come tutti, la maggior parte degli uno è così perché sono più i progetti, perché se non vanno come devono andare, poi non vengono rifinanziati. Però vedi, anche lì ho una proposta un po' indecente. I dreadlock. No, I gladiatori, no, gladiatori. il gladiatore è un Call of Duty. Per forza mettere in difficoltà la nazione. No, no, però mi piaceva, era È perché era stupidissimo. Call of Duty, No, perché in perché quel era periodo lì era. stupidissimo. Anche perché, ok, sì, anche perché quel periodo era No, andato, però perché era stupidissimo. Anche e quello è perché ci ho fatto un sacco di partite 2004, 2003, 2004. E cioè nel Sì, 2004 pure su giusto. Twitch. Ah, sì, Sì, va bene. Franking sicuramente. Allora, francamente, sto pensando, probabilmente la versione di Parappa potrei portare quella PSP. Perché non è, il problema non è l'emulazione, il problema è il lag del Bjorn, programma. buonasera. Buonasera, Buonasera. Bjorn 3656, benvenuto e buon Natale. Intanto, tra un po' ci siamo, sono Esatto. passati finalmente all'11, però presto. Dunque, come stavo dicendo, si potrebbe portare la versione PSP dei suddetti Parappa e Guitaru, perché sono. Probabilmente quelle versioni hanno meno input lag, perché l'input Probabile. lag sui musicali è il male, te li rendono in gioco. Ma tanti topi. Chi vuole partire se ne ma dai tarponi. Le E nutrie. infatti lo si fa un bel frullato e via. Quando il Ratchet & Clank deve uscire per PS1, poi Somnath si è risolto era troppo grande, un progetto con tante armi, effetti particolari, cose varie, potesse partorire su PS1. E così lo scartarono e progettarono Spyro. O Spiro. Dai lo Spiro. Spyro in teoria, però ecco, per esempio Spyro a me non fa impazzire. Spyro I è. collect no, i collectathon in generale mi piacciono, però Spyro non mi ha mai ispirato niente di che. Dovessi dire preferisco la serie di Clonoa, però. Che boh, Buono, buono, ho capito. Clonoa 2, che bello Clonoa 2 era. Fai poco danno quell'arma? Sì, allora, Ash, questa è una build che avevo ideato io. Nel Esatto. senso che doveva essere una build Caterpillar. Giustamente, un po' per lo stile di gioco che è lui, un po' perché in effetti Dark Souls non perdona nessun tipo di errore e nessun tipo di lentezza, è stato abilmente rifatto. Tutte e due giuste, alla fine è. Vedi, in inglese Spyro. Ma dunque, non è che. Non è brutto Spyro, è No, che. ci mancherebbe, non è brutto, però Come non è verso. brutto Jax, per dire, a me piaceva anche Jax su PS1, è il periodo di Jacko. Però era il periodo in cui i platform 3D imperversavano su PlayStation 1 e un pochino tutti ci si tuffavano. C'è chi è venuto meglio e chi meno. Per esempio, una delle cose che mi sarebbe piaciuto fare in maniera approfondita è il primo Rayman. Ma Rayman, Il ecco, primo Rayman. il primo Rayman per PS1, quello è il male, signori, Quei attenzione. francesi maledetti che sfumavano. Qui se lo ricorda bene. Ma ecco. Il primo Rayman mi ha fatto sboccare veramente forte. Era il, dove era il male? Era il Dark Soul dei 2D. Te la butto lì così. Che cosa abbiamo? No, Ah, un si va passaggio. avanti. La corte Tarponi. federale, la corte federale. Mi sembrava. Tarponi di pietra, ma lui chi è? Simpatione che andrebbe sciottato, Il capo doge dei Tarponi. Ma ti ha visto? non so, so. Ehi, anda, ehi, anda. Assolutamente sì, Bjorn, siamo padre e figlio. Punta di diamante vedrai. Babbo e figliolo mi sembra prettamente Vabbè, toscano. questi c'hanno il covid. Esatto. Quella frase ha un che di familiare, sei per caso toscano, Bjorn?
Lui che lancia casta spelli? Sì. Levi Tohu. Perché lo vuoi backshottare da lì che non ci arrivi? Che non ho. Pisa, vedi, in effetti. C'ero oggi per lavoro a Pisa, guardi. Ho beccato, io non lo ero proprio a Pisa, Pisa. Non mi sto facendo male. Porca maiala! Vedi? Porca troia, ma shottavo, ma aspettavo! I topi col Covid, come diceva, come c'era il Covid. Porca puttana. Ci sta. Maledetto. Perlomeno siamo andati un po' in avanti, da, in questo modo. Che figura di merda. E Alice lì. Alice lì. Questo assolutamente. Grazie del follow. Grazie mille. Thank you very much. In provincia della Spezia, sì, ma ragazzi, ho imparato che l'Italia è grande, ma non è così impossibile. L'ultimo flash of the stream, anzi, quando ci siamo trovati una buona parte di streamer a Nord Italia al concerto di fine anno di Piano Bisboc, c'era un bel po' di gente. Ho conosciuto gente che sono sempre... non lo volevo dire comunque. Ho conosciuto dei follower che ovviamente loro mi conoscono, ma io c'era il reverse engineering che non sapevo, ho detto tu sei, perché non vedendovi per ovvi motivi. Ash, grazie per la sub, Ash, grazie mille, buon Natale anche a te. Ora poi ho detto Franco, io non si brinda. Dov'è? Si brinda. Si brinda, non ci sono calici, non ci sono spumantini, non ci sono nulla. Si può brindare anche con due birre, l'importante è... Metto proprio brindare con l'acqua anche. French, ora brindare con l'acqua è un po' antiveria. Un paio di birre ce l'abbiamo. Non so, non so. Che poi quando era con i figli, quando era piccolo, bisognava gli insegnarsi l'alcol fa male, ora invece ci condividiamo le birre in maniera normale. Giustissimo. Tutto figlio dell'età che uno vive. Allora, torniamo da Tarponi. È probabile, è vero anche Alex è della provincia di Pisa, ora ci penso. È vero. Grande. Tipo mi pare perché allora senza prima da Cuccio, vabbè dai, però il andava premiato il gesto anche lì. Zoppi, animali più forti di ogni videogioco a mani basse. Ah, perciò l'ho parliato. Ah, ecco, perché... Ma forse che li vedi lì, piccini, tranquilli, invece... Piccini. Assaltano, Marimma. Oh, grazie per il follow, Marquer98. No, so io chi è. Oh, che tu guardi ora? Mister Quell. Ma io non credo... Buonasera. È uno del tuo gruppo. Vediamo se li riconosci dalla data di nascita, che potrebbe essere. 98 non ce ne sono diverse nel tuo gruppo, mi sbaglio. No. Forse i più forti topi sono solo i cinghiali, cose. No, anche questo no, è cinghiale. Questo cinghiale è forte. No, il tavolino, da sbagliare. No, mi stava particolarmente... Poi adesso ci pensa, a parte il primo Dark Souls, dove pare la partita e gli altri è diventato di due frame. Ecco. No, lì scalava rispetto alla tipologia dello scudo. Lì fa qui era infinito. Ecco, qui era veramente infinito il parry. Per le parry fa comodo essere un giocatore di picchiaduro, perché se uno sì, giocava di Mortal Strike, il tempismo per le parry ce l'hai. Ho un amico che attualmente gioca a Street Fighter 5, ha un Ryu che è di tutto rispetto, ma una delle cose da fare benissimo sono le parry, ti parrizza la qualsiasi. Comunque no. Ah ecco, mi sembrava. Infatti 98... Ma non c'è solo lui del 98. No. Ciao Adam. E fratello, tuo fratello, mi rivolgo a te Adam, ora siete sul PS5, voglio vedere streamare qualcosa, ora voglio proprio vedere. No, fermati Paolo, non è che hanno rimesso le parry, ce l'ha Ryu in una V-Skill, ha una V-Skill che ha fatto le parry. Un paio di settimane fa ormai. Ma non siamo andati molto avanti, abbiamo fatto soltanto fino a Demone Capra, ora siamo arrivati a il Drago delle Fogne, non mi ricordo come si chiama. Allora, la cosa di base nasce per culare me, nel senso che doveva essere una cosa giocata dal Boomer.
quindi già. Ma non puoi doggiarle invece. Sì, però sono noiose perché se ti grabbano ti. L'ho visto prima. O ti danno gli schiaffoni. Drago Famelico. Drago Famelico, esatto, Drago Famelico. Chiamato anche il coccodrillo come fa. Trallallero trallalla, però vabbè. Il morale della favola era questa cosa per curare il boomer che è me, per in qualche modo fargli giocare giochi un pochino più attuali. So che non è nuovissimo, ma per me è nuovo. Però io proprio non ce l'ho nei polpastrelli questo gioco, non c'è niente da fare. E quindi per fare un po' di balotta e nel frattempo andare a giocare, l'ho rimesso in mano all'esperto, cioè lui. Pare quella cosa è una muskin di Liu, non mi ricordo se è la 1 o la 2. Ma dicevo. No, ma... Ghost, è un altro gioco. Rischi di invasione? No, però potrei. Scusa, hai preso il soffitto? Oh, vabbè. Non ho capito, sì, ogni tanto vanno lasciate perdere, è vero. Talponi versus Amebe? Piante contro zombie, che? Ma questa cosa è Talponi versus Amebe. Cioè, tornando ai discorsi prima, un gioco PS3. È vero, eravamo rimasti a metà. No, ma PS2 cosa avevi deciso? Tu me l'hai rimesso in mente, lo no, ai due. Stai scherzando? Ma l'ho detto, ti volevo fregare apposta perché tu non avevi il 3, il 3 più, è un pochettino più particolare perché il gioco preferito il mio 3 non è PS3? Attenzione a quello che serve il dire. Metal Gear 4, bello anche Metal Gear 4. È stato il mio primo Metal Gear. E questa è una cosa di cui non so se andare fiero o no. Vedi la differenza fra un boomer. God of War 2 PS2. Sì, ma bel gioco, ma no. PS2 era ancora periodo un po' più. Periodo che ero io un pochettino più piccino, quindi ero più attratto a cose un pochettino più. Colorata, barra concettosa. Esatto. God of War l'ho giocato tantissimo, ci mancherebbe, l'ho finito. Credo platinato, o insomma. Fatto 100%. L'ultimo a livello orologio è stato l'ultima. Oddio, aspetta, cioè l'ultimo a livello orologio è stato l'ultima? Ci può stare, dovevi andare a ritroso. Sì. Avrebbe un senso, però. Ti immagino divertente fare tutte le medaglie per platinarlo, giustamente dice Alex. In effetti ce n'era alcune che. E muori. Proprio le vocali che uscivano così. Non c'era niente da fare. No, vabbè, Metal Gear io da buon boomer per me è il primo solido del PS1. Quando dovevi inserire il joypad in porta 2 per evitare che ti Psychomantis ti leggesse la mente. Non si possono dimenticare quei momenti, ragazzi. Cioè, chi ha vissuto quei momenti lì, la cicchella è bravo, la cicchella è rana anche. Assolutamente. La cicchella rana l'hanno rimessa in 5 poi. Non so se lo sai. In questo deve uscire? 5, quello già uscito. Ah, ok. No, quello non l'ho fatto su quello nuovo. In effetti è vero, cioè il God of War 5 lo rimettono su PC. 5, cioè, chiamiamo 5 quello che poi sarebbe quello con la mitologia norrena. Su PC fra me sento esce su Steam, lo gioco volentieri. Ah, God of War dicevi, buona, pensavo... No, God of War. La zuppa! Che fai fantasma della zuppa? E ti dà una zuppa, siamo toscani. Le zuppe in Toscana sono gli schiaffetti si dà qui, la capo il collo. Oddio. Metal Gear 1, cioè no. Sono quelle esperienze non ti puoi dimenticare. Invece io mi dico. Oh no. Guardando questi mostri mi viene in mente una scena della pallottola spuntata, quando lei monta sulla libreria e Nils gli fa: ma che bella topa! E lei: grazie, me l'hanno impagliata stamattina. Sono uguali, la versione zombie.
Oh, grande Girolamo, buonasera! Buonasera, Buon buonasera. Natale! Buon Natale a tutti, un po' si dice, un po' si fa l'augurio vero. Allora, io intanto propongo un paio di birre, ma ci Vai, sono, spero ci siano. un'idea. In effetti, questi ultimi giorni la spesa abbiamo fatto un po' forte. Abbiamo fatto un po' noi, diverso. Esatto. Perché non dovrebbe essere PS4 Pro l'anno scorso? Tanto ho detto prendo la 5, sono rimasto senza console solo PC. Dio! No, no, Claudio, Dio no, mio, no. mi spiace Ma poi, per te. cioè, la PS4 Pro che oggi trovi meno quella che la 5. È più difficile trovare la Pro che la 5, non se ne trova una neanche a pagare. Non so se sei capitato. Buon Natale, buone ferie. No, lui Bob, no, lui Esatto. non Ago, lui Bob. Esatto. No, è veramente. Allora, uno dice: ok, dai, la 5 non si trova, poi ora costa un botto. Magari trovo una PS4 Pro usata. Vado nel negoziato, guarda. Si scatafaccia da ridere. Non credo sia neanche più su eBay. Oh, Ma vero, cos'è aspetta, quello? è la di trappolozzo. Oh. Il tampone non ci può. Il Non ci tampone può. non si aspettava che facessi il salto. Ok, quindi ci siamo. Mio fratello è andato al magazzino Amazon vicino a Fiano Romano per farsi mettere da parte PS5. Non è posso tornare, ha dato 200 euro di conto al capolurno, impazzito. Oh, oddio! Con questo è un rischio grosso, perché. Allora, a parte il fatto che le scalpano direttamente ai magazzinieri di Amazon, questo mi stavo riferito nella nostra zona, a Sesto è successo. Ah sì, sì. È stata scalpata una PS5 da un magazziniere. Credo l'abbiano sgamato e ovviamente licenziato, però. Oh! Ma abbiamo deciso di attaccare oppure facciamo ferie? Ok, meglio, molto meglio. Marimba mi Ma com'è che c'è un rappresentante per Topo in scatola questo giorno? Il È tutto Nitri Topo in scatola. c'è, no, di due scusa c'è. Ah, ok. Ormai ci provavo. Anche la Xbox Series X, appena trovi l'offerta è di nuovo online. Premi sul link, mi spiace, non mia... ah, per forza. Ci sono i bot che pensano di premere l'ok sul mouse, mentre te sei ancora lì che devi Che capire cosa ponderi. fare. Ah, ma è morto. Questo Dice che ruzzola. No, ma lo conoscevo perché. Ah, ecco, no, meno male perché guarda che è un rischio grosso ultimamente. E la meba schiattò alle porte del buio. Perfetto. No, allora. Per poter acquistare una console, anche una console online, anche vecchia, anche usata, adesso devi mettere un bot che clicchi di continuo al tuo posto. E deve essere anche di quelli buoni, perché generalmente se no c'è sempre qualcuno che passa avanti. Sistemate. Ormai imparata l'arte, messa da parte. Porca paletta! Ma questa è l'utile dell'anno, è fantastica. Noi siamo sempre a Serie S, secondo me come qualità prezzo è imbattibile. Lì ti fai Game Pass. Allora, in effetti sì, cioè non tanto per la macchina quanto per il Game Pass. La domanda è, ma non è che se uno c'ha già Windows 10 che viene a farlo lì il Game Pass? Porca puttana in linea. Talpone esagerato. Adesso esageriamo. Sembra un po' di tempo, come fai? L'animazione non è fatta benissimo. Beware, coward. Beware, coward, giustamente. Ti rascio, non ti rascio. Comprato l'RT? Dove? Come? What? Stavo leggendo, infatti, se mi comprare l'RT, X370 per uscita pagata a prezzo di listino. Per curiosità, sono andato a vedere il prezzo, se arrivo ci faccio il triplo. E in effetti è vero. Ma Come? abbiamo Dove? un conto Quando? pagato. Perché? Allora, Come Joel, per è favore, fisicamente scrivi possibile? qui in diretta quanto ti è costato, quanto è il prezzo di listino ufficiale Nvidia della 3070. Per E favore, due scrivilo come adesso. è fisicamente possibile che tu sia riuscito a trovarne una? Ma si parla della preistoria, non è possibile sia successo oggi. Anche perché guarda cosa ha scritto
non mi ricordo chi, ma qualcuno ha scritto: se pensa a quanto ho pagato la 30-70, piango. Allora, il dilemma di oggi è... Vabbè, vado a chiudermi l'eccesso e tiro lo sciacquone un attimo. 4,99! Come è giusto che sia, sarebbe il prezzo Nvidia. No! No, ma non sei... Ah, sei morto! Bastardo! Vabbè, sei morto perché non avevi la maledizione. Ma la console attacchi sul divano e ti svacchi sul divano. Un capo no. Per lo TI! Cosa? Un capo per la TI? No, ragazzi, 5 di che figura di merda. Doppia perché sono anche maledetto. Esatto. Tocca tornare indietro. Ma è davvero, infatti stavo guardando anche che... Ma smezzava di HP massimo. Fantastico. Se hai il PC che lo usa anche per giocare, sì, ma se come me usi il PC non per giocare, allora è una console. Oh, ok, ragazzi, allora, non ho detto... Le console va bene avercela ancora, però con quello che sta succedendo adesso sui mercati, diventa più difficile. Allora, voglio rifarmi il PC. Cerco, non trovo, le GPU non si trovano. Quelle che si trovano costano 4 reni e una follia. Esistono build di PC già fatti, allora anche a Firenze ho trovato quei negozi e ti fanno build su misura, che te lo fanno magari i soliti 3, 5, 4, 5 mila euro a seconda. Sto parlando di PC di fascia alta, ovviamente. Il problema per quello che mi riguarda è che non l'ho fatto io, vale a dire non l'ho assemblato con i pezzi che vorrei avere io. Poi sì, posso farlo fare anche a un negozio preposto, però insomma la lavorazione e tutto, cioè poi c'è tipologia di pezzi. Il problema è che ora una GPU, se ti compri la GPU costa quanto una build già preinstallata. A me sinceramente build preinstallate mi piacciono, è giusto, poi il sistema ce lo vorrei mettere io. Certo, sono tutte cose che anche sì, conta una, conta due. Alcune sono pugnette mentali le mie, lo ammetto e me ne rendo conto. Però insomma, a livello di prezzo non si discute, perché te sei lì che vuoi una GPU di fascia medio-alta? 2500 euro. Vuoi fare il PC con una build già preinstallata? 3000 euro. Vabbè, questo è più o meno il range. E che tutto il resto poi costa soltanto 500 euro. La 3090 di listino, deve andare Nvidia di listino ufficiale di 1000 euro, 1100 se non vado errato, ora non mi ricordo male dove è. Io ho PC e Switch, mio fratello PS5. Ma infatti alla fine diventa difficile optare per quale macchina giocare, perché sinceramente per quello che mi riguarda allo stato attuale delle cose, visto che piano piano Sony e Microsoft stanno... Non ti dico perdendo le esclusive, ma le stanno cedendo a cani e cinghiali? Sì, esatto. Da quanto paura hai fatto la GPU, ieri ho preso posto a darmi il pad, l'ho aperto e risistemato completamente, ho paura boia. Ma infatti è per quello, infatti io ho sempre detto, ma finché dura, perché se poi non dura son casini. Guardate cosa è successo a cappina di Keynes Gaming Life, aveva una 1070 sopra, gli ha ceduto e adesso il PC gli ha fatto ciao ciao. Ma ancora? No, non l'ha mica rimessa ancora. Vanno in diretta, streamano, però vanno al PC di Stilgar. Perché? No, certo. Cioè, in questo momento, come ti muovi, fai una cazzata. Perché compri la scheda video, che dicevo, ok, passo da 1070 a 2060. 2060 oggi costa 1000 euro. La scheda che tu hai sulla tua macchina. All'epoca viene pagata a meno di 400. No, 4,19. Sì, 4,20. 4,19. Si parla del 2018? Sì, sì. 2018. No, 2018. 2018. 2018. 18 anni, guarda. Cioè, eppure se riuscissi a beccare la pallottola sulla rotola, o GPU mi già che fu... No, dai, ora. Io pure cioè, se beccare la pallottola sulla rotola, o GPU VGA che fonde, preferisco avere la pallottola, no. Secondo. Fanculo alla GPU, scusa, la rotola no, non la cedo. No, mi sa che molti sarebbero d'accordo invece con quello. Ma è... allora, tendenzialmente sì, da gamer, però insomma, razionalmente magari no. Ecco, perché prima non siamo andati su? No, prima non ci siamo bisogno di andare su.
Io sono solo che devo andare alla. Aspetta, Alex, pensavi meglio come prezzo o come prestazione? Cosa intendi? Perché la 3070 è una fascia media ormai, praticamente. Dragon! Beh, lui intanto fa pulito per le anni, giustamente. Come prestazione buona, ma che io pensavo un po' di più? Prestazione. Beh, sì, allora. A livello in cui siamo arrivati. Oddio. Si può. Sì, questa di morta. Questo ti burnizza il culo, devo dire. Passato. Mi sta guardando malissimo, non so se. Proprio. Ah, ok. Comunque io ho 2070 super, ho un monitor 2K e gioco tutto in una. Ma sì, allora, si torna lì ragazzi, cosa si sta giocando, come lo si vuole giocare. Io ho una 1070 sulla macchina, state vedendo, e come vedete non è che sia proprio così schifosa la risoluzione. Gli emulatori oggi si possono mettere in 4K se si vuole. Quindi, cioè, se si parla di emulazione, zero problemi. Penso io ancora, prima Xbox One, il primo modello, il box nero, da quello che ha la forma del 2023 una volta. Sono passati 12 o 13 anni, ma va ancora alla grande, per dire, me la ricomprai dalla mia e non fu soddisfatto della presa. Ho speso poco più di 200 euro, quasi 9, l'ho usata un mesetto, è giusto. 37, sì. Allora, Alex, su questo sono d'accordo, infatti mi sono sempre detto che se mai dovessi fare una scelta, è più probabile vada o sulla TI, sulla 3080, ma se arriva alla 3080 è probabile arriva alla 3090. E non è solo per l'emulazione, per il gaming allo stato brado, per ovvi motivi. A quel punto lì diventa una macchina gaming totale, festa finita. Perché poi dopo ci aggiungi il processore, i 9, ci aggiungi no! la RAM. Doppio stabile. Chiesa dei non morti non mai vinta, è uno simbolo, non fa una chiesa. Ospitale di non morti sono il contrario della realtà. Questo dal punto di vista cattolico, attenzione. Esatto. Per dire, poi il DLSS fa miracolo. Sto giocando Horizon che questi giorni è uscita la patch che no. Il DLSS gioca in 2 app a 60 frame granitici e la scheda non partono manco l'evento, quasi non si sente. E beh, buono. No, ma te l'ho detto. Allora, io sono sempre stato un sostenitore di macchine, la penso come giustamente diceva prima John. O mi sembra come se lo dicevo adesso, magari mi sbaglio. Fire! Ah, perché te la faccio tu? No? Sì. Devo tirare un'altra fiammata. Nel momento che scende, non si corre. Andiamo. Non scende. A questo punto vedi GeForce Now con la 3080 Cloud. Eh beh, in effetti potrebbe avere un senso quella cosa lì. Però vedi, come dicevo prima, ho bisogno di prendere possesso della macchina in quanto tale. Oddio. Burn baby burn. Run coward. No. Non sei girato abbastanza. Non mi sono girato abbastanza bene. Esatto. In questi giorni sto girando Mortal Shell. Bravo, sì, questo completamente. Allora, Mortal Shell ce l'ho, ci ho giocato un pochino, non mi fa impazzire. Diciamo uno degli aspetti che mi piace di più dei Dark Souls, dei Souls-like in generale, è il fatto di quanto anche personalizzabile sia il personaggio. E mi infastidisce un po' il fatto che invece Mortal Shell blocchi. Ma infatti sei zombie, non hai niente, hai zero. Sì, sei. Non ricordo male. Sei solo, sei. Non so. Biordo dice passa di sotto che non viene. No, no, e il challenge. Sì, no, ma devo passare per forza di sopra. Lo so che devo passare di sotto. Oh, la tempistica sarebbe. Sono stato lento io prima, semplicemente. Che devo arrivare qui. Intanto puoi tornare umano? Devi tornare umano? No, non posso tornare umano in mezzo. Perché? Perché non hai anni. No, sono. Sono maledetto. La maledizione non te la togli fino a che?
Non arriva la cappella Sistina, no, a Roma. Minchia! Perché fanno questo danno enorme la gente lì? Sono armigeri del Kaiser. No, poi con lo scudo alzato. Ah, ma la maledizione si ha tolto. Sì, no, ma ha tolto metà HP. Sì, però. Non posso fare più danno enorme. Fatto... No, ma poi il fatto che non posso recuperare da uno stab che mi posano. È allucinante. Sì, però se XP l'arma più 5 poi diventa un pelo facile di raggiungere il boss. Beh, sì. No, esatto, infatti sto cercando anche di evitare di fare quello. Se voglio che comunque sia un po' una showrun. Alla fine è uno showcase, quindi. Insomma, già da per venire. È meglio, capisci perché è meglio che la giochi te, in questo senso. Sì, su DS, su Dark Souls il personaggio te lo personalizzi come vuoi. Con quello che trovi da inizio alla fine, Mortal Shell è un discorso di voi, è vero. Io ho fatto un pezzettino di una prima run e loro bevano anche loro. Oh, e lui? Non c'era mia prima. Un colpo? Che culo. Sull'animazione della cosa, bello. Molto bello. Parecchio. L'arciere. Adesso, ma lì ce l'avamo già stati o mi sbaglio? No, da qua soltanto. No, dai, mi fido che dovrei essere abbastanza. Io fuso, non volevo morirci. Io ho iniziato da poco, il primo volo per le torri. E infatti, visto anche la cosa degli involucri, non ho capito molto come funziona. No, è semplicemente che ogni involucro predilige un playstyle, sarebbe un tipo di playstyle. Ora, per esempio, se ti dovessi fare una similitudine a Dark Souls, è come se fosse uno il Knight, uno è l'Assassin, l'altro è il Priest, Paladin. Sì, esatto. Okay. Ognuno c'ha forse. Aveva un ladro, ma è male. Sì, l'Assassin, insomma. La cosa bella è che con la strength minima attaccano come se avessero i 100% del capito. Come se fossero le tasse, sì, esatto. Esatto. Non è il tuo stile, ma è tipo un tank, tanta vita e poi la stamina, ma con l'arma al massimo sciogli tutto. Beh, tanta roba. Sì, esatto. No, io preferisco... mi ero trovato molto bene con il primo assassino, non mi ricordo il nome. Quello che trovavi lo shell dopo aver sconfitto quella specie di Gollum nella cava, nella cavernina. Che era palesemente la dex build degli shell. Quello è tu, e che poi da lì non sono andato avanti, quindi sono rimasto un attimo incastrato. Ma questa maledizione, quando la togliamo? Come? Come? Ho visto il blob non c'era per PS1? Ah, sì, è vero. Ma cosa? Qualcuno di voi sa questa cosa di questa moda dei demakes che stanno imperversando? Ah, l'ho visti. Eh sì, perché io sono curioso di vedere quello di Biohazard. Cioè, Resident Evil 4 demake per PS1. Bellissimo. Concettualmente sono fatti bene, dai. Sì, ho visto un... In contemporanea sto giocando Evil Within 1 e devo dire molto bene. Resident Evil più fluido. Sì, assolutamente sì. Sì, no, l'1 bellissimo. Insomma, è un po'... Bastardo, 3000! Sarai sempre il benvenuto nella natura. Ah, è lui che dovrebbe togliere la maledizione. Sì, dello shoppare. Degli HP. Ivo Vedino è bellino. Come si chiama? Sebastian Castellanos. Buon abbraccio, daglielo se lo ti invina. Ti ci provare. Che fanno i buggy? No. Dunque, io vorrei sapere qualcosa di più. Alex sta sempre lì. Ne sai qualcosa su Resident Evil 4 The Make per PS1? Ho visto un video. Sì, infatti sto cercando di aprire. Ho visto un video di una demo che evidentemente è ancora qualcosa che non è pronto. Oh, alleluia. Bello sto dodging brutale. Che
Ti fa vedere? No. Io sto guardando se si arriva il drago o meno. Ah, ok. Sì. Il drago. Oh! Escape, escape, quick, quick. Ah, qui siamo tornati all'inizio. Tornai da... non sera... Oddio, fa, bot. Oh, madonna. Alex, dai una pulita per cortesia. Don Pierpaolo. Maggio 2022. Ma in effetti... boh. A parte, ma dovrebbe essere una cosa gratuita o mi sbaglio? Perché se non capito male dovrebbe essere una cosa a gratis. Ma cosa? Il The Maker di Biohazard 4. Non può essere un prodotto vendibile. Ma sarà fan-made? Credo di sì, non lo so. Presumibilmente sì. Grazie Alex. Barammerizza. Meglio di Thor. Prima in tema Bloodborne per PS1 è fan-made, questo lo si sapeva, ma Biohazard 4? Poi grandi fan dei Resident Evil in questa famiglia, però abbiamo pareri quasi discordanti sul film. No, non è vero, non è discordante, semplicemente che mi ha fatto imbestialire un paio di cose. Vabbè, non so se qualcun altro in chat ha visto il film di sì, sicuramente sarà di cosa? Di il film Resident Evil. Chi è che l'ha visto fra di voi? O si fa, meglio, si fa prima dire chi è che non l'ha visto, così magari evitiamo di fare spoiler. Devo ripassare come una priori. Sì, sono abbastanza tozzo. Perché ricordo del cignato. Io non commento, altrimenti no. Senti, non ancora. Diventi villano, esatto. Vedi. Bello comunque sapere l'inventività dell'est, di cosa si tira fuori, ad esempio come il concetto open board. Ah sì, sì, certo, gli open board sono tutti dei peggio, secondo me. Sono fatti da gente che ha passione e qualcuno ha anche talento. Dobbiamo parlare di Ghost and Goblins Open Board. Cos'è? Com'è che si chiama Ghost? Ghost? Giustamente, lui con me triggeratissimo accanto. Eravamo io e Tilt e Dove, eravamo come Nick, a dire, no, ok, ci sta tutto, però non è... le cose non sono andate esattamente in quel modo. Allora... E stavamo a fare uno spiegone a... Va a fare uno spiegone del perché e per come non doveva andare in quel modo. Passa un altro ragazzo davanti. Io dico: il mio Resident Evil è differente, per fare la battuta. E lui esatto, giustamente. Io, non ero l'unico a dirlo. Ma perché allora io mi ero insospettito vedendo il trailer. Il trailer era gustosissimo. Sto parlando del film attuale di Resident Evil, quello ora che c'è. Che, non so se è ancora in sala. Sì, dovrebbe essere ancora in sala. Dovrebbe essere ancora in sala. Sì. Au. Io vidi il trailer la prima volta e dissi, tanta carne al fuoco si vedeva, però la bella cosa è che quando fai backstab, che c'hai quel frame di invincibilità, o una cosa gratuita. Personaggi di Street Fighter 2 all'interno di Final Fight, sì, o meglio, il motore di Final Fight usando personaggi di Street Fighter. L'ho giocato con Blanca, l'ho giocato con GIF, perché a Final Fight io ero un giocatore di Agar, quindi l'ho giocato con entrambi i PG, e me lo sono gustato abbastanza, sì. Dunque, tornando al film, il film di Polander sono era male, poi gli altri... Allora, sì, è vero, poi quegli altri erano un... Quegli altri erano, come dire, un omaggio alla Milla Jovovic e alla sua figaggine, e che va bene per l'amor del cielo, che ci sta tutta come interprete, però anche lei non era il nostro Biohazard, ok? Se ci insegni. Il mio Resident Evil è differente. Allora, qua se, guarda, Paolo Rame, fa una cosa, fatti un giro un attimo su YouTube e vatti a vedere il trailer. Se tu vedi il trailer, che dura comunque, canonici 2 minuti e 40 o un po' più, però vedi tanto di quel materiale e te la prima cosa pensi, dici, sto film, se deve essere bello come sembra che possa essere, dura 7 ore. Perché pesca argomenti dal primo e dal secondo in maniera
neanche tanto casuale, abbastanza lineare. No, 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 lineare. Lineare. Non è il fatto del, di pescando come, dalle due storie. Non è di come sono stati messi la timeline degli eventi, è proprio l'uno con l'altro. Sì. Non c'entra un ciufolo. Perché la prima cosa che ti immagini, e dici, hanno preso l'uno e il due e li hanno fusi insieme. Quindi dici, il film dura 7 ore, altrimenti c'è qualcosa. Ma allora, il problema è che ovviamente un film non è un videogioco. Il videogioco può durare sessioni intere di quanto tempo vuoi. Un film deve avere una durata decente per essere gustato, anche perché è troppo lungo, anche seppur bello, troppo lungo a volte stucca. Allora sti topi come sono stupensi. Esatto, sì, quella che è scritta sopra è solo, sono d'accordo. Ah, il film Mortal Kombat, l'ultimo può cominciare ad avere un senso, però allora, guarda, uno dei problemi al film Mortal Kombat è lo stesso a quello di Biohazard, pesca dalla serie videogiochi, ma alla fine rende troppo poco, perché pesca troppo poco. E non può che essere così, perché non puoi interpretare un videogioco all'interno delle ore di un film. Anche un picchiaduro in Mortal Kombat, sapendo che c'è la storyline che c'ha dietro, o lo fai di 10 ore, e non puoi stare 10 ore al cinema, oppure ti accontenti di pescare spezzoni qua e là, cercando di accontentare un po' tutti. Alla fine, ribadisco, ho visto prodotti molto prima, anche Mortal Kombat, infatti. Se vi ricordate, nei film 95, non il primo che era decente, il secondo era una cagata, la metà, non posso dimenticarmi, Christopher Lambert che fa Raiden, che si ripresenta per i corti, fa, ho cambiato look, e si diceva, quella scena lì volevo suicidarmi, ho detto vabbè, rimaniamo un altro po' qua. Sì, ma infatti no, il primo Mortal Kombat, quello che venne subito dopo, l'ultimo è quello che è uscito nel 2020, quello di Sub-Zero? Sì. Area maledetta, vado a fare un giro pesca. L'ultimo è 2019. Io quasi riesco a guardare il 2019. No, aspetta, Paolo, no, per favore. Un Raiden che fa. Tu che sei un fruitore del sound di Raiden, mi dite, ho cambiato look. No, se può guardare, via, per favore. Ma si può uccidere gratuitamente? Allora, sì, il fanservice a quei film lì ci sarà sempre. No, è certo, ovviamente. Però questo, lì è più semplice, si parla di attori digitalizzati, quindi riprendere attori veri in un film. Oddio, dove è andato? Bastardo? Ma, veramente? Ma può? No, in teoria no, aia. Il coglionazzo ci avrà preso e se le porta destra e sinistra e poi coro. Beh, in effetti. Ho cambiato, vedi, anche Alex se mi ricordo, ho cambiato look, ma dai, per favore. No, allora, presumibilmente parlando degli ultimi, con un minimo più di tecnologia e di grafica a disposizione, un po' più di tecnicismi si possono avere, un minimo più di grafica. Ma poi ti corre il dottor, un ogre stupido e si dice, sì, sì, effettivamente sì, assomiglia un po' al Signore degli Anelli, è vero. E sono pericolosi. Male. Cioè, non si vede quali sono quelli vivi e quelli no. Non si capisce di lei quella. Peccato perché sono noiosissimi. Ti fanno una maledizione che ti mezzo gli HP e devi andare per forza dove tutto il mega giro che ho fatto ora. E non c'è altro punto. Un altro punto andando avanti nel gioco. Da sopra no? Ti ci sfida andare avanti nel gioco con quegli HP. No, immagino che non sia una cosa semplice. Mortal Kombat si sono fatti meglio i porno nei film. Ora! Io voglio anche un personaggio giocabile Super Bot e Bamba 2. No, ti prego, non saprei... Cioè, che fatality faccio io? Una mezza idea ce l'ho, ma non la posso dire in diretta. Poi siamo alla vigilia di Natale, sembra brutto. Raiden 2 faceva scrivere tutto il film all'inizio, si arriva subito nella buffona. L'ultimo graficamente è fatto abbastanza bene, poi adesso è veramente oscena. Sì, è vero. Detto, Sub-Zero? Devo riscattare Emilio. C'è Emilio la fondina.
Aia. L'ultimo pretende a spaccare culo. Allora. Sì, no? Sì, sì, sì. Italia Milina è. Capisci che insomma. Dobbiamo, signore, dobbiamo sempre dare un omaggio a. La FIFA. Esatto. Oh. Il ratto del ratta. Per la chiamare va il topo. Ma veramente ho detto la FIFA, no? Il topo. Oh. Quella doveva essere la topa. Ah. Più dalle parti di Alice e di Bjorn. La topa, sì. No, quello è il dubbio più di Bjorn. Sacrilegio, vado da Dio! In effetti è vero. Desurcio. Vi ho alzato una mega pomo, sono due dei pochi film su VG decenti, no? Esatto, sì, sì. Ti ho detto, sono d'accordo. Ma anche questo qua di Bioazza per me non è male. Solo che il plot è incasinato perché pesca un po' di qua un po' di là. Pesca un po' dall'uno, un po' dal due. Le location sono fantastiche, dite dove volete, ma le location sono perfette. In questo ultimo, giusto, almeno questo va detto. No, le location sono prese benissimo, ma precise, cioè sembrano veramente tirare fuori dal remake del 2. Quella cosa è facoltà di Miami che inizia con la E e finisce con la I. Con la E. Ah, con la L, no, aspetta, con la L, Enel, mi arriva la bolletta ogni giorno, ma no, mi ha fatto un pentazzo, mi ha fatto pure incazzare. Che ci siamo. Ricorda la regola 34, le stesse cose del mondo, Cina di Dragon Ball. No, conosco. E quello di Dragon Ball, lo ricordate? No, quello di Dragon Ball. Dragon Ball è stato un grande lassio per tutti, immagino. No, quello di Dragon Ball era il male, assolutamente. Poi anche le doppiature. Guarda, alcuni di questi film, per esempio, alcuni di voi, sicuramente molti di voi avranno i DVD originali di questi film. Mamma mia, Legacy, io spero nessuno abbia il disco di Legacy. No, per dire, provate a riguardarlo in lingua, ha un altro aspetto. Cioè, uno dice, ma quel film è una sola? Sì, in italiano è una sola, anche in inglese è una sola, ma perlomeno, probabilmente perché le voci sono quelle originali, non lo so. Perché commenti, tante cose. Il mio modestissimo parere, a volte nel riguardarli in lingua un po' cambia aspetto. Il film è sempre lo stesso, però cambia qualcosa. Il mio film è portato videogioco, ma il primo Tomb Raider, ragazzi, ma Angelina, chi è che non si è massacrato del pugnetto di Angelina? Io mi sono massacrato tantissimo. Devo dare un buon esempio, cioè il figlio maschio capisce perché. Ma lei cade. Effettivamente però lei nella parte di là ci stava, dai, benissimo, più che benissimo, benerrimo proprio. Sì, un po' troppo figacciona, non lo so, magari che c'entra anche l'aria, ma in effetti sì, dai. Sì, sì. Salve. Buona giornata a te. Buon Natale, già che c'è tanto vicino. Io sono una riuscita a pensare persino Tekken, ma sì, dai. Dragon e King of Fighters, no, Koff. Allora, Koff, ora col 15 e con la grafica che c'ha, probabilmente potresti anche estrarlo e farne un film. Allora, mi hai levato, hai postato dritto e stavo per dire esattamente quello. Ho detto, voglio vedere il film da Uncharted, perché il film da Uncharted dovrebbe venire bene anche così. Non so se lo sapete, ma in rete si trova che la versione di Uncharted non da giocare, nel senso, giocata in long play. Cercate il long play di Uncharted e ve lo guardate. Non si può guardare un film. Il video gioca così com'è, come se fosse la PlayStation 3, senza andare per le scatole alla 4, alle versioni remastered. Tu prendi il long play della PlayStation 3, lo guardi e posso andare tranquillamente un film. Molfi Lanciato ha fatto la stessa cosa fatto con Resident Evil, mischia tutti i momenti belli, ma poi, sì, il problema è quello, devi pescare roba da un po' dappertutto cercando di accontentare tutti, ed è lì l'errore, secondo me. Dovresti prendere, o fai qualcosa di mirato a quell'episodio, quindi Biohazard, ok, questa è la storia dell'uno, dove c'è Vickers, dove c'è
Barry Barton, dove c'è tutti i personaggi del primo. Ok, se è così. No, sai qual è stato secondo me il problema? Ma questa è una trilogia. Almeno la trilogia. Sì, ma a parte quello, ma sai secondo me qual è stato il problema grosso? Che hanno letteralmente sminchiato le storie di alcuni personaggi. Ma proprio da 0 a 100. Tutto. Non c'era io nulla e non voglio dire nulla su PG, perché se c'è qualcuno non l'ha visto, magari voglio vederlo nonostante questa digressione. E poi comunque, ragazzi, qualsiasi sia il parere, che sia più o meno discordanti, andatelo comunque a vedere, perché no, certo, vale, il film di per sé vale. Vale, punto, secondo me. Ok. Who's there? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Non c'è nessuno che lo sa. Il problema è che si scopre ora. Oh madonna. Chi è il suo dentista? Ok. Io penso comunque tutti questi video siano fatti per fanservice e quindi per soldi. Sì. Sì, allora. I film fatti per soldi sono tutti, perché poi alla fine conta il botteghino. Sti cazzi. Quindi. Fa meglio. Nel senso c'ha fame, ma si vede dalla dentatura, col cazzo. E dov'è che dove si fa il pezzicolino? Basta stare attento a come avvicinarsi. La coda è offrire, si immagina. No, si può colpire, anzi, se non ricordo male si può anche tagliare, però è un usetto, ecco. Anche perché oh, ha la brutta abitudine di fare questo. E poi vola e poi si spiace. No, allora, stavo per dire quello, me lo sono conservato per il domani, perché il Natale 8 bit lo voglio vedere, lo voglio andare a vedere domani. Chris dice, avete visto Natale 8 bit? No, ma lo voglio vedere domani, perché quello è un film proprio da retro gaming. Quel trailer che ti ho fatto vedere ieri, Chris. Per l'appunto gli ho fatto vedere... Ah, sì, scusa. Ho fatto vedere il trailer ieri. Sì, lo immagino. C'è su Sky questi giorni. Ora in questo periodo non so perché ci ha preso di fare il rewatchone di Harry Potter. Così è vero, ci siamo buttati sulla saga di Harry Potter a dritto. Sì. E anche se il ventennio è già passato. Ce li stiamo maratonando uno per sera, soldo più soldo. No, allora, uno intero tre sere. Sì, lo immagino, perché parla del NES 8-bit, se non vado errato. Dovrebbe essere quella cosa lì. Che infatti negli States il NES eccoci, poi ogni tanto esce queste vocali un po', oh my god, una masticatina veloce, veloce. No, ah, perché che sciocca, ho ammozziato, esatto, anche la rivoluzione, beh sì, per forza, anche perché quello successe veramente negli States nell'87, il NES andò letteralmente a ruba. Rimane sì. Ma sì, dato che ci fanno, vuoi non usarle? Due tuttora. Anche perché le fiaschette crescono. Però solo fare il PG per tutti i film, non solo il 2. No, no, allora, il Natale 8 bit. Il Natale 8 bit è... no, vabbè, dai, cioè, non so cosa fare. Solo run? Solo run e poi per multiplayer. Mi scusavo. E non solo quello, è... Oddio, mi sono perso un attimo la frase in chat, aiuto. Oddio. Mi sono un attimino quello, ho alzato la testa troppo tardi. Bisogna tenere il log in qualche modo. Ah, perché sai, guardi il main screen, poi ti perdi la chat, ce l'hai... E poi averlo a due posti, la chat, aiuta. I topi topano. Comunque, allora, in linea di massima. Scusa, devo scegliere un attimo e sono super mio. E vabbè, oggi è stata una giornata lunga. Ragazzi, devo. Troppo io, no? Lost? Ti sei lost? Un sacco. All'inizio sembra uno spot di Nintendo e basta, poi prende forma. Ma dunque, sì, è vero, perché si parla specificatamente del NES. Però è quello che è accaduto davvero negli States quando uscì il NES nell'87.
poi c'è il problema che il videogioco veniva, era un periodo in cui il videogioco ancora veniva visto come il male assoluto, veleno per la società. Ah, Soler! Praise the sun! Dicevo, beh, non c'è l'altro. Ehi, l'altro! L'altro tipo che sparava le magie assassine era devastante. No, è Soler, Soler. No, ce n'era un altro quando hai fatto il... Segui però nella fight. Sì, sì, sì. Andiamo, si è visto. Soler, Solariu, annusa. Viva, viva. Le belle si sbrighi perché... Maria, ma la sganassa l'ha già preso. Non sto vedendo danno. L'epoca in cui se l'adolescente sparava a chiunque stesse in casa la colpa di tutti. Sì, sì, esatto, per i tempi. Alex, no, Alex lo sa perché l'ha vissuto proprio. Ah, aia! Adesso potevo... Sì, non mi ricordo però se la hold si poteva staccare o meno. A memoria mi ricordo di sì. Però devo dire, forse è un film più per chi era bambino quando è uscito il NES. Però se... Vabbè, sì, presumibilmente chi aveva pochi anni negli 80. Ecco, vedi? Dallas poteva sciottare la foto. Lasciami prendere il drago. E chi deve avrebbe dato una volta? E tu così? Un fattore che mi è piaciuto nel restante della saga di Dark Souls è la nebbia, cioè quando scende di entrare si riconosce il fatto che il mo sono cazzi tuoi. In effetti... Il mo sono cazzi! La loro storia è troppo acida. E aggiungerei, nei tempi in cui se avevi problemi agli occhi era colpa del NES Mega Drive. Ah, non delle pugnette? Fantastico! Soler è bravo, però... Dì, ne sono lì. Fa impazzire il design di questo boss, cioè talmente schifoso e assurdo. Ma guarda, è così che si disegnano i boss, eh? Ops. No, proprio questo è. Infatti a lui non gli puoi fare niente, meno male. Sto dando la zampa. No, ma su lei non gli puoi fare niente. Oddio! No! Via di lì, via di lì, via di lì, via di lì! Sono ci rimane! Dai, ce n'è ancora un po' di... No! Aspetta. Culo! No! La fase di immunità me la sono saltata! Arca miseria! Dai, però ho preso. Una serie troppo piccola dovrebbe vigilare, in effetti è vero. Molto più azzardiano. E lo è. Ma già che siamo... Che figura di merda. Era anche Anna. Asciami i penni del Re Drago, soltanto 50 di strength per essere usata. Che non possiedi mai. Ma l'Otrek non c'è, strano non c'era l'Otrek. Se dicevo anche male. No, ma non mi ricordo, c'era l'Otrek nel fight? Qualcuno si ricorda se l'Otrek era... Cioè, mi ricordo che c'era l'Otrek, ma non mi ricordo dov'era. Ci vogliono gli esperti, non lo chiedere a me perché non posso sapere. Passato io so che mi prendo le birre perché siamo a meno 20. Siamo lì, vai, vai. Quindi tra un po' è Natale. Sei già fatto... Ah, è vero! No, ok, problema mio perché ho doggiato e ho fatto il giro verso la città infame. Vero, perfetto. Grazie Bjorn, mi ero completamente dimenticato della cosa. Vabbè, si va con il nostro amico Sole. In tema Dark Souls, tra pezzi, qualcuno ha visto i video parodia di oddio, di? Oddio, perché non me lo ricordo adesso, mi segnava. Non posso aiutarti? Questo tipo che fa video parodie con i PG di Dark Souls. Ah. Italiano, italianissimo. Ah. Però non mi ricordo come si chiama, perché non mi ricordo? Non lo so. Roma, dammi una mano! È uno youtuber che conosci te, non io. No, è uno youtuber che... Hai mai lodato il sole? Dai! Perché non mi ricordo? Hai mai lodato il sole? P...
e il resto non lo posso dire. Boni. Boni. Aiuta chi è? Sappi, per l'anno nuovo voglio dire con la live speciale su picchiatura. Ah, che voglio dire. No, purtroppo la mia IRL si è incasinata abbastanza negli ultimi 3 mesi. Già, cazzo! Oh, abbiamo anche Cri, buonasera Cri! Buonasera Cri! Dai, speciale sbicchiatura, aspetta, rammento un attimo Girolamo, che tipo, cioè, era uno showcase sui personaggi, sugli episodi, che cos'era in realtà? Una semplice citazione di alcuni titoli. The Brood? The Brood, sì, esatto! Bellissimo! Allora, Cri l'ha detto, eh? Qui sei un assiduo sostenitore anche di Dark Souls, ma immagino. Sei un giocatore forte. Grazie per il follow a Slytos. Buonasera, benvenuto. Benvenuto. Non sappiamo mai se sono una ragazza o ragazzi. Ovviamente c'è anche un sacco di ragazzi se avvicinano al mondo dei VG. Ah. Buonasera! Tipo una relata di gioia, alcuni titoli più rappresentativi delle varie saghe. Probabilmente non lo showcase quelli, ma lo facemmo insieme a Nick, a quell'epoca forse stava streamando Nicola e io ero tra i follower. Però sì, mi ricordo avevamo accennato una roba del genere. Ma più che altro l'analisi di quelli che sono stati, specialmente di titoli di saghe meno conosciute di quelle più famose, ma che secondo me si meritano comunque un posto nell'Olimpo dei picchiaduro. E ce ne sono tanti, volendo. Perché tutti, al picchiaduro tutti associano Street Fighter e Mortal Kombat, che è anche giusto, per l'amore del cielo, sono il corso della saga, ma ci sono tante cose da analizzare all'esterno di queste saghe che valgono la pena di essere considerate. Sono belle da giocarsi in doppio, sono belle da giocarsi in torneo, sono belle da giocarsi in un sacco di situazioni. Ci vogliono delle skills non indifferenti. Cri chiede se hai giocato Pokémon Souls. Che cos'è Pokémon Souls? Sì, l'ho giocato. Io sì che l'ho giocato. È Dark Souls 3 moddato. In pratica non hai armi, hai delle bocce Testus che mi ritrappano su un Pokéball e te vai in giro e devi catturare i mostri di Dark Souls e usarli per giocare il gioco. Ovviamente è una cosa fa meglio. Ovviamente è una cosa fa meglio, però è bellissima. È una cagata in mare ed è fantastica. E mi ci devo organizzare, Girolamo, perché devo... Allora, alcune cose vado un po' a braccio, a memoria. Tante altre bisogna avere i documenti, o bisogna consultare dei file online che c'è della roba molto particolare. Ma non soltanto per far vedere le mosse, qua si tratta di interpretare le saghe come vanno interpretate, vale a dire non solo un'analisi di un singolo PG o di una serie, proprio cercare di capire come nascono, a parte come nascono, nascono perché in quel periodo lì c'è la fame assoluta di picchiatura negli anni 90, e sono nati parecchi. Ma ce ne sono alcuni che non vengono quasi mai menzionati, né in tornei, perché secondo me è sbagliato, perché ci sono dei giochi che valgono veramente la pena di essere giocati e visti. Sceglierò una pletora di titoli particolare che porterò in live anche soltanto per essere visti, non so se sarò in grado di finirli un cc, oppure forse. Sinceramente, alcuni di questi l'ho giocato quasi sempre solo in doppio. Difficilmente l'ho giocato in singolo. Lo dico perché qualcosa è comparso negli anni e furono nelle sale giochi della mia zona. Il super sbrodolone, no! Cos'è quella roba lì? È il super sbrodolino. Ma sei eccitato? Minchia! No. È tipo il bambolotto, no? Che lo strizzi e...
e scotticchia. Ho capito, ma se questo scotta così è un problema. Dai, c'è il naso. Credo che è la testa, non è il naso. Lo faremo, Girolamo, tranquillo. Ora per il 2022 si mette in ponte un po' di progetti, Questo è di Dark Souls, una parentesi che devo fare io, ma come vedete è molto meglio se lo gioca lui, almeno un po' si va avanti. Ah, si torna al discorso, faceva all'inizio, se non gioco non è nelle tue corde, puoi anche provarci, ma poi alla fine... Anni fa non gliela avrei data. Non c'ho più arena, grazie. No, però ti grazie, nel senso. No, l'ultimo, via. Te l'ho detto, via. Togliti di lì. Ma sono lontanissimo dalla telecamera che non mi viene resa. Si è super eccitato, ma mia bomba, che puttana sei eccitata. Andiamo, ti riporto qua. Fra un po' si riesce da... Esonda. Ma ha visto una draghessa, sta sognando una draghessa, non è possibile. Esonda in maniera brutale. A chi? No. Non lo so. Fagli rugne! Pedicure! Oh. Jesus! Again! E quando uno c'ha il dodging nelle mani può passare il tempo, poi dopo uno ti riprende il via. Pozza. Dovremmo essere in linea con tutto. Approfitto. Ma è così, però ti... No, è lì tanto il super sprodolone, non lo schivavo. Super sprodolone, eccolo qua, muovi la mano per qua e per... adesso invece ti arrivo vicino. Guarda, lo sai? Sì? Another one? Bites the dust! Dai, ci stava! Mi sono schifo, ho sbagliato l'ultimo colpo, vedi? Cazzo! Ma si è cacciato dentro il muro. Tanto era morto. Osso del tramonto. Del ritorno! Ma sei un king. Oh, fa far run! In questo Alice è coerente. Quando fai le heal fatte bene, giusto? Allora. Abemus osso. Abemus 30k. 30k? 30k. Infatti poi abemus osso sulla anche. Infatti con l'osso si deve tornare. Ouch. Ma perché di nuovo a questo? È l'ultimo, sarà. Ah, per poter usare l'altra arma. Ok. Ha avuto anche il dubbio per come spendere punti. No, tutto strength. Che ora tra un po' si dovrebbe utilizzare pure lei per avere 18 punti in dex. Se no si spende altri 4 e si fa la Svayanda! Bello segnale, Svayanda domani e si spenda. Anche la Claymore per ora. La Claymore è una bomba, non è nemmeno la spada. Anche la spada. Perché ci pensa che ci abbia una mina? Chi è? Bussa. Sarà possibile con la torcettina che mi fa la parry sulla spada? Ping, no, ma mi ha la parryzzata, immagino. Allora, da qui, una volta fatto il drago famelico, si andava do? Bella domanda, non me lo ricordo nemmeno. Grande, bello cignale, non mi caro, basta. Allora, sbaglio tra Petit Londo e la Valle dei Dragoni, l'ho fatto. Forte profondità e per città infame.
Ma mi, ne, no, hai, sì, ne hai un botto di queste chiavi, no? A Città Infame, esatto. Però se arrivava da fuori o se arrivava da qui? Don't remember. Apre. Presumibilmente. Chiave del... Apre la porta del... delle fondate per la Città Infame. Where? Ora arrivano i cerbuttani. Sì, simpaticissimi pure loro. Di sicuro bello segnale, se la nomination la categoria miglior personaggio maschile per Game Award. Grazie, grazie. Non... diciamo, basta un friccio di fantasia, ci vuole estro, fantasia. Il mito sempre è lui. Che cos'è il genio? Pure, poi isolato. No, lo fai. Oh, ce la fai? Perché questi sono veramente ignori, cioè ci metto un monte della barra a morire. Ora ci metto anche di più perché ho la barra potenziata. Da qui scendi invece dalla Valle dei Dragoni, praticamente parti di fondo e vai in cima. Così dice Bioti. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità. Velocità di esecuzione. Quello serve in Dark Souls, appunto. E mi torna tutto, però non mi torna dove. Stufo, c'è è l'ingresso. Qui! Ah! Ah, questa è la Valle dei Dragoni. Oddio! No! Ah! Vaffanculo! Becchi dire! Si può, sì, si può. Ma sono un botto e sono tutto velocissimo. Sì, ma stai morendo brutalmente. Ok. Perché il dodge? Non vogliamo batterle. Ma che stai facendo? Talk, top. Top. No! Dai! Vabbè, no, sono morto per loro, mi va bene. Basta non morire per quegli altri. Su Elden Ring non c'è danno da nulla. Spero di no, visto che c'è delle scogliere che non finiscano più, Maremma. Fatality. Esatto. Topaliti. Dicerebbero la topaliti. Spero non ci sia il danno a quello, visto che c'è cavalli che fanno dei verticali manco su Warcraft. Cavalli. Quello di Vidal, il bagno schiuma. Parabara, para. Solo chi è folle sfida le sue moglie. Esatto. Solo chi è folle sfida. Ma da lì mi sembra di vedere fosse anche lì. Sì. Non ci sei pensato da qui prima. No, fatti giro, ho sbagliato. Visto che live qualche live nella beta? Dopo. Ah, insomma. E lui? Non c'è nulla che mi serve. Qui sta. Oh, sì, è duro, eh? Ah, non era a fare così, mi sono dimenticato. Avanti, dicevo. Stavo quando si dice Girolamo cascare, ecco, questo è cascare. Sarebbe cadere in italiano, ma non no, non gli è cascare, non gli è cascare, adesso sono cascato. Cascato brutalmente. Dodging everything, ma che figura di merda. Questo stavo praticamente spammando B per vedere se cancellavo velocemente animazione, ma no, sto volando. Bit fatale, giustamente. Ma non l'ho fatto neanche per bene, ho fatto quella che mi sono preso la trave nei denti e basta. Scoop your wings. Grande gioco. Allora. Hai recuperato. Era lì. È avanzato tempo la scala. La scala, Marty! La scala! Non lo dice neanche. Ma che fai? Potete scendere tipo quando vuoi? Non nell'ora. Ah no? A me sembra l'altra... Non è che l'altra volta abbiamo fatto l'altra puntata l'avevi fatto, no? Ok. Tonk. Ma qui magari fai meno male. Ma questi che ho? Oddio che legno! Letterale. Arrivederci. È cascato. 500 anni, grezzi. Gratuite. Dove sono le tue? Ah, sul fondo. No, neanche sul fondo, semplicemente l'ho perso. E qui si balla. Questo è proprio infilzato nel culo praticamente. Oi!
Dio, che dolore! Ma si incazza anche, rutta mentre si incazza. Ai! Addio, che dolore! Oh, buonasera Fanny 2894. Sì, bello segnale, dimagrito perché ha bisogno un pochino di dexterity per potersi muovere. Esatto. Fanny è una dolce pulzella, quindi saluta. Buonasera, buonasera. Comunque se passi alla Valle del Dragone è più facile. Sì, lo so che è più facile, me l'ho già fatto. E quello è il problema. Ecco perché non c'era l'altra prima. Perché ho già... Sono andato prima nella Valle dei Dragoni, sono andato nella Città Infame e ho anche affrontato Quelag, ovviamente, essendo tipo 20 livelli meno rispetto a che dovevo essere, e quindi finito malissimo. Quindi Quelag ha detto, no, ciccio, da qui vivo, non c'è sorti. Swish, swish. Colpi brevi e veloci. E Dexter, come se piovessero. Bacche stabili, di bacche stabili. Dunque, Fanny, già che sei qui, ti dico che a breve, dopo, non so se dopo le feste o direttamente per le feste, comincerò Dante's Inferno. Come se non sbaglio, proprio tu mi suggerisci, o avresti voluto vedere. Di che fa questo? Me magna. Ma ti fa la scossa, che è in Blanca de Poi? Ho fatto la scossa. Poi ciao, c'è bisogno di un serio potenziamento alle armi. E che volevo riparare la Claymore per ripotenziare. E scrivi tutto sto così per cantare me. Cosa ho detto? Quello, mi hai sentito, Girolamo? Voglio iniziare Dante's Inferno. Real hardware, PlayStation 3, nessuna emulazione, voglio essere tranquillo. E sono dispiaciuto perché non so come recuperare il... Io avevo la versione della PlayStation 3, avevo il vestito da Dante Fiorentino, che in maniera campanilistica apprezzavo per ovvi motivi. Solo da quando è deceduto il PS Store della PlayStation 3, non so perché, ma non ce l'ho più e non posso più recuperare. E contenterò del Dante Crociato. Passa la Valle del Gone e vediamo se scuri trovi il randellone. Beh, potrebbe essere un'idea. Dopo spawn. Ah, ma torna su dalla scaletta. Tipo quelli di. Tipo quelli di God of War. Ah, c'è qualcuno che bussa lì dietro. O vai giù. Musica. Oddio. Ma cazzo. Dove c'è un po' di gente? Ma poi in un mondo dove. No! Stirpe molteplici e di qualsiasi razza, di qualsiasi forma, tutti vogliono farti il culo. Perché? Sì, lo so, perché è Dark Soul, è d'accordo, finché qui ci posso stare. Basta! Questo è? Ma da una serie di scapaccioni senza senso lui. Ed è bello incubito, eh. Ah, perché li prende, si incazza perché li prende. Cioè, ha dato un... Oh, ma sono tantissimi, sono troppissimi! È andato giù uno solo. No, piano piano vanno giù. Stupendo, mi prenoto per un posto primo, ma mi sono super green pass. Tranquillo, non dovremmo inocularci virus a queste distanze, ti preoccupare. Anche nella realtà è così. Sì, in effetti sì, era giù. Meno male c'è il frame invincibilità gratuito sul backstab, forse è per quello che non viene sempre provarci. Comunque poi lì un mercato di Roma dove lavoro esattamente così. Fatiscente, di rupi, i pezzi si staccano, barbone ti avvengono il polso. True story. No, poverino. Non so perché non ho nessun problema a immaginarmelo. No, vabbè, ora, Careggi, da noi Careggi è la cittadella ospedaliera più grande del comprensorio fiorentino. E letteralmente, nel senso che entri dentro, ci sono viali, ci sono indicazioni stradali, che sono roba interna a un complesso ospedaliero, ma è parecchio grande.
Guarda, sinceramente l'Umberto I a Roma mi immagino sia ancora più grande. Quindi. Ops. Biglia pedale. Signori, 23:59, dopo poi noi facciamo un momento di pausa e un brindisi virtuale insieme a tutti voi. Dunque su lui. Addio. Ma! Ho visto. Un po' mancava, ma l'ho visto. E lì c'è il... Oh. E la parte sopra invece dov'è? Ah, devi passare da lì? Già mi si hanno infernali lì? Ma te l'avevi giocato la remastered? No, evidentemente. Minchia! Così un po'. Così piuttosto di che... Montana fredda già nel bicchiere. 00 sei morto. Sono morto 00. Buon Natale! Signori, pure buona... per quanto possa sembrare pacchiano, lo so che con la birra non è bello, però, signori, buon Natale a tutti. E questo è per voi. Che figura di merda. Infatti, morire nel 0000 è quello. È quasi da... Oddio, ma come si chiama il film? The Full Metal Jacket. Alle 0000! Cheers! Buon Natale, Chris! Buon Natale, ragazzi! Buon Natale a tutta la chat! Buon Natale, eroino! Boys! Buon Natale, Roma! Oh, ti so, tilt dolphin. Dolphin. Aspetta, fa girare anche lui. Buon Natale, bello cignale, questo è anche per te. Già, c'hai le cose degli auguri. Bello cignale. Ci volevo. Bon, direi... Che a sto punto go forward. Falò di città infame e ci sferma. Falò alto città infame. Mi risulta domani tu. Porca vacca! Tu vai a lavorare. Oh! E ci proporrei andare a dormire. Un fottuto schiavo con la cosa? Con la torcia? Ma nemma. Ma aspetta. Ho capito che non c'ha l'armatura, ma tu c'hai la di pelle, ma ok, ma dannazione. Ma poi dovrebbe avere anche. Mandate la cartolina di Natale, Umberto. Io voglio fare uno screenshot, un bello cignato. Come si fa a fare gli screenshot, Umberto? Facciamo dormire. Facciamo il calendario 2022 con bello cignato, per carità. Ci ho ripensato subito, no? Poi dopo, quando siamo in una location all'aperto, un po' in appariscente, ci vorrebbe un Orlando per fare la cosa fatta. E alla fascia, prima arrivando a Orlando, dobbiamo andare ce ancora. E per quello c'è minimo altri due stage, minimo. No, vabbè, ma al momento giusto gli scattiamo una pick. Si potrebbe fare direttamente anche con OBS, ma accontentato di fargliela con il cellula di sotto. Sul Max Tab non va di sotto, sì che va di sopra. Addio. Crunch. Città infame. Vediamo dove va. Doggia, brutale. Arrivederci. Ciao belli! Sì, come no? Sì, certo. Arrivederci. Questo è cioè, una trollata più brutta di uno, dice, sa, vabbè. Quando si dice quella del dodging è arte pura, signori. Arte pura, che vi devo dire. Non questo famoso, se arriva ora. No, sono giù. Allora, 3 minuti arriva qui. Infatti. Beh no, cioè diciamo la foto. Metto la foto su Discord, facciamo una foto, una bella location. In primo piano il bello cignale, poi lo metto su Discord. Con gli auguri di Natale.
guarda la parte positiva. Sì, non mi hanno fritto. Esatto. Sì, ma sono un male assoluto questi ragnacci. Ma 5 spadate con la Claymore, ma siamo scemi. No, no, maledetto. Vieni qua te. Chi? Quello che spara con quel coltellino. Il tossico, sì. Che mostri tossici. No, no, che spara la tossicità. E lì abbiamo un'anima cavaliere valorosa. E questi che non se ne vogliono andare. Quindi vogliono morire. Perché diventa da 2 diventa 3, 4, 5? Oh. No, sono dei batteri, quindi si nota. Mi fa anche a me, non è andato. Cazzo, ma quanto sono tosti, oh? No, sto io non sto facendo un ciuffo di danno, ho le armi più zero. Ok. Oh. Arrivo. Lui ha... Eccoli. Sì. Ah, loro saranno incastrati, che è successo? Grandi anni. Di rimorcacci sulla... Ops! Ok. Oi! Ma comunque va giù abbastanza. Piano. Last one. Ah, ancora uno? Ok, 500. No, 500 anime, sti bozzoni a qualcosa servono all'inizio. Sì, bisognerebbe fargli un pochettino più veloce, però. Oh. Abemus Fog. No, ma è finta. Sì. Ah, ok. Non prosegue lo stage, quindi. Sto schivando tutti i tesori. In effetti stavo pensando... No, perché non mi ricordo come ci si arriva. L'ignato c'è qualcosa sicuro. Come ci si arriva? Non è così immediato per dire, ah sì, giri, no. Il pentolone, facile. Guarda cuore. Che? Infatti mi sto immaginando la terra. Bugiardo avanti. Che bugiardo. Con quella faccia da bugiardo. Ah, però non c'era nulla qui. Bugiardo? Ti percula perché ti vuole fare andare sotto, sono. Stai almeno. Non c'è la scala, non c'è nulla lì. Sfuggi la pentola.
te e questo distruggere le cose. Non c'è nulla dietro questi. Non si può giocare a un gioco, questo è no. Oh! Che sta cagata lì? Una zanzona. Come zanzara un po' mi disturberebbe se devo essere. La leggera spezzata. Last one? Oh, ecco. Come buttare una pozza nel cesso. No, vabbè, tanto siamo vicini. O me dovremmo essere. Conk? Conk? Sì, perché... Perché si è avvelenato? Chi è che ti ha avvelenato? Ah, questo è il segno. Non puoi lanciarti... Si ammazza così! Andiamo! Ok. Direi di no. Mi ha detto no. A calcioni così... Doppia addirittura? Ah, perché mi ha detto c'è la tremora domani, ecco perché. Che ti sto facendo male? Oh, me lo porto dietro! Me lo porto in vacanza, andiamo. Ma quanto è bello andare in giro con un piattolone attaccato. È una claymore special che fa una serie di danno. Oddio, ma qui siamo... No, sì, ciao. Ah, è avvelenato perché sei dentro la palta, dentro la melma. Che simpatia. Tank, e che ci va? Fare la foto qui non è il massimo. È che sì. non c'è il fast travel per ora. Che però... Guardate quello, come in Tomb Raider quando c'è il coso, c'è... Ma qui c'è già stato. Ah, quando sei andato per... Esatto. Buonanotte, grazie mille. Buon Natale ancora e alla prossima. Altrettanto, esatto. Ci becchiamo a giro per i canali Discord, Twitch, eccetera, eccetera. Tanto in qualche modo ci troviamo. Esatto. Comunque, tanto ve la stacchiamo anche noi perché era giusto tempo arrivare a fare un brindisi insieme a tutti voi con una mini run. Qua. Ah. E a questo punto rinnoviamo il brindisi. Di nuovo, buon Natale, signori, a tutti voi. E ci vediamo prossimamente. Ora. Brevi mano organizzò quello stream di come cose. Ma rimane trucciolo buonissimo. Buonanotte a tutti, signori, grazie mille, buon Natale e alla prossima. Ci troveremo a giro, ripeto, fra Discord, Twitch, sì, fra Discord, Twitch, Telegram, perché c'è tutti i vari gruppi. E in qualche modo organizzeremo degli stream simpatici, qualche giochillo. Poi non mi consono anche le mani sottoscritto, non sapere quanto è molto bello, ma sto studiando. Sto studiando. No, è perché l'effetto ha. Non lo so. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Ragazzi, buonanotte a tutti e buon Natale di nuovo. Buon Natale. Ci vediamo al prossimo stream. Ciao.